Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioski e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto alla seconda puntata di Hogwarts Party, la rubrica in cui ci divertiamo a sviscerare e analizzare i film della saga di Harry Potter. Oggi è il turno di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ovviamente ne parleremo con il cast delle grandi occasioni e direi di cominciare ad introdurre questi ospiti, cominciando dal signor Travatar in una location insolita. Benvenuto, benvenuto. Salve a tutti, è sempre un piacere essere qui. Sì, è una location insolita perché la taverna Quattro Formaggi era troppo poco per il personaggio più figo del film, altro che Gilderoy Hallock. Questo è Che bella è quella roba il lì, no, dai, la voglio! È un Funko? Sì, Eh Funko del sì, Basilisco. quello del basilisco. Sì, Sì, no, immagina cosa era per capire il modello, figo. Che mi è Bellissimo, costata sì, però ad più di averlo in quanto camera voglia di notte poi ammettere. non dormo. Ma scherzi, è così Immagino il costo, in puccioso. effetti. Questo è un animale fantastico, non certe palle di pelo col becco di merda, ma ci arriveremo. No, no, ma come? Poi abbiamo Giulia Bifrost, eccola. Buon salve gente, oggi sono leggermente schierata e devo dirlo, we are back witches. Niente, si parte alla stragrande. Poi abbiamo, attenzione, Demo Morselli, benvenuto. Salve, salve, buongiorno, come state? Beh, sì, ho i capelli un attimino lisci oggi, ma poi torno ricci, giuro. Non siamo abituati a vederla Lo così. so, lo so, mi rendo conto, mi rendo conto. E chiudiamo la rassegna con l'ufficio magico che torna. Benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito di nuovo e oggi finalmente ho il berretto di Corvo Nero che mi ha contraddistinto in questi mesi, quindi sarò più riconoscibile. Anche perché Gilderoy Hallock è Corvo Nero, quindi facciamo sentire la nostra presenza in Se ne è questo parlato film tanto in questi giorni. con il personaggio migliore di tutti. Eccoci, eccoci. Dunque, come al solito, faremo un po' di domande generiche, poi ci soffermeremo su alcuni dettagli. L'avete visto settimana scorsa? È una conversazione che prende forme a seconda delle cose citate, della chat, non sappiamo bene dove finiremo, ma di sicuro parleremo del film. Quindi comincerei appunto con la domanda più generica di tutte. Quindi, Travatar, ti chiedo se ti ricordi la prima visione del film, come ti era sembrato e come ti sembra oggi, quindi se l'opinione è mutata nel corso degli anni oppure è rimasta intonsa. Ma io lo vidi al cinema, come tutti i film della saga. Ricordo che ci andai con i miei genitori, anche con i miei zii, mio cugino, che è molto più piccolo di me, quindi fu anche una visione collettiva, sebbene fossimo andati era in un monosala, mi pare, quando ancora c'erano, quindi non era neanche il cinema di primo ordine, però fu una visione piacevole sia per il cinema in sé che per la qualità appunto del film, che io ritengo leggermente inferiore al primo perché si perde un po' quel sense of wonder che tanto aveva caratterizzato la pietra filosofale, però continua a piacermi. Chris Columbus qui al ritorno dimostra che ormai ci ha preso la mano. C'è ancora il montaggio che avete fatto notare voi nella scorsa live, ovvero che stacco scena dopo e non si capisce neanche sempre bene quanto tempo è passato, però è un film che comunque secondo me scorre bene, ha un bel climax, gli effetti speciali e visivi sono molto migliorati, perché questo, a parte un pochino i folletti della Cornovaglia, che sono un po' anche lì un po' troppo lisci e puliti, per il resto secondo me gli effetti qui sono invecchiati benissimo. Aragog, hanno fatto il pupazzone solo per Aragog, solo per questo hanno la mia eterna gratitudine, e a parte quello comunque tutti gli effetti sono fantastici. È un po' più cupo del precedente, si inizia già a sentire. E ci sono ancora delle ingenuità comunque da film per ragazzi, non posso non citarne una: dica agli insegnanti che Hogwarts non è più un luogo sicuro. E perché prima invece molto tranquillo, va bene, C'è Voldemort che ha solo insegnato per un anno sotto mentite spoglie. Che sarà mai? esatto. O ricordiamo nel libro quando Hermione dice, quando accusano Hagrid, magari quello che aggrediva le persone era un altro mostro, Ron. Ma secondo te quanti mostri ci sono in questo posto? Terzo piano, te lo ricordi? Un anno fa, cioè, non mi sembra l'albero che li ha quasi uccisi all'andata. Cioè, vabbè, bellissimo. Ma è un posto sicurissimo. Esatto, Benissimo. comunque bello, bello, a parte questo, A bello. parte tutto bello. Giulia, stessa domanda, prima visione, opinioni dell'epoca, opinioni di adesso.
Il secondo film della saga per me rimane insieme al primo tra i miei preferiti, quindi all'epoca mi sembrava abbastanza cupo, secondo me invecchiando invece ho iniziato a percepire solo il cambiamento che c'è dal primo, anche solo in Harry Potter vediamo che inizia piano piano a cambiare come personaggio. E devo dire che è anche il più attuale della saga, diciamocelo, perché c'è addirittura un DPCM a un certo punto, c'è la McGranit che dice coprifuoco, vi accompagniamo noi alle lezioni, e cercano di mettere un freno a una situazione terribile, quindi è anche molto attuale, diciamolo. A me piace molto il secondo, però ci sono tante cose, soprattutto che rileggendo il libro mi hanno fatto dire what? Cioè, tipo, vabbè, a parte tutte le parti che probabilmente criticheremo, la parte iniziale della macchina, eccetera, però io non mi ricordavo, ve lo giuro, che il basilisco fosse generato da un uovo di gallina covato da una rana e temesse il canto del gallo. Io quando ho saputo questa cosa ho detto, ma e quindi, cioè, quando i galli sono stati uccisi non potevano prenderne degli altri? Una volta che si capisce che il basilisco è il problema, cioè non poteva Harry fare evoco gallo, no. No, andiamo senza. Esisteva quindi... la magia di evocazione dei galli, non è mai esistita. Okay, è colpa quindi... della McGranit, piuttosto che insegnare a trasformare gli animali in calici d'acqua, magari insegnare a evocare le galline. No, soprattutto è più facile trovare a questo punto un fuffi a tre teste che un gallo a Hogwarts. Facciamoci delle domande. E di galli secondo me ce n'è più di uno nelle case, comunque va bene. Perfetto, comunque opinione, tralasciando le ingenuità che poi analizzeremo per divertirci, opinione abbastanza buona, mi sembra, sì, di capire. Sì, sì, a me è mi piaceva molto quando ero piccola, adesso un po' meno, forse preferisco il primo, però comunque rimane un qualcosa di bello perché è un passaggio il secondo, inizi a vedere che la saga sta cambiando, anche a livello di testo inizi a vedere l'intreccio che sta cambiando e non è ancora così complicato da tirarti fuori troppi ragionamenti, quindi lo apprezzo, è un buon passaggio. Bene, signor Victor, stessa domanda. Sì, io lo vidi, cos'è stato? Beh, lo vidi al lancio, anzi, mi ricordo questa cosa, cioè praticamente ero andato in sala e non lo riuscii a vedere il primo giorno di uscita, il primo weekend di uscita, perché la sala era piena. E quindi rimasi fuori come uno stronzo e dovetti guardarlo qualche giorno dopo, incazzato nero perché ci tenevo tanto. Mi era piaciuto, per me siamo più o meno sul livello del primo, forse anche un po' meglio, anche perché il libro mi era piaciuto molto di più rispetto al primo, perché c'era già un po' più di azione, era più giallo rispetto al primo. Mi piaceva un sacco, ha delle cose che non hanno tutto questo gran senso, come ad esempio, cioè io capisco che Silente è influente, potente, però Hagrid è sospettato di essere l'erede delle Serpe Verde. Sì, sì, lo terremo nella capanna. Ma scusa, ma non è una cosa. Perché non è accusato di omicidio? Cioè, questo è Pietro Pacciani del mondo della magia e lo tengono. Cioè, non ha. Questa cosa non ha senso da più punti di vista. Questo è il primo. Il secondo è Hagrid che viene portato ad Azkaban senza processo sulla base di un sospetto di 50 anni prima. Verità Serum non esiste. Legilimanzia non esiste. Via, portiamolo. Ma io in realtà mi Mosca che faceva arrestare quelli che telefonavano in diretta. È stato già arrestato Hagrid. No, ragazzi, mi è appena venuta in mente un'altra cosa che non ha senso. È saltato fuori dopo che il suo accusatore è il più grande stronzo della magia. Era Tom Riddle. Era così affidabile la sua parola. Sì, ma poi tra l'altro è stato accusato da Voldemort. Che dire, Voldemort. Chi l'ha accusato? Chi era il testimone? Tom Riddle. Poi ricordiamo che a Tom hanno dato una medaglia, a Harry che ha ucciso il vero mostro un cazzo. Magico. E poi nel terzo libro vediamo Hagrid che va ai tre manici di scopa con Caramel, che l'ha mandato tranquillo. Ma sì, mi aveva portato ad Azkaban, ma pazienza, è capitato. Boh, ma poi... guardate la scena dei ragni, seguite i ragni, perché lui aveva pensato che forse i ragni l'avrebbero risparmiato in quanto amici. E tu pensi, ma non c'è un adulto responsabile lì, non c'è nessuno. Ma Peggio Hagrid non si rende neanche conto che i ragni sono pericolosi, per lui sono creature normalissime, quindi ma sì, vanno, parlano, poi Aragorn li lascia andare. Tanto io mi ricordo che nel film era, cioè, l'idea ti diceva, non nego mai la carne fresca ai miei figli, ma come? Ma in che senso? Avrà mangiato tutti quelli che passavano di lì nel corso degli anni. E teniamolo nella foresta di fianco alla scuola, ovviamente. No, tra l'altro vogliamo parlare dell'estremo culo
provvidenziale che hanno tutte le vittime del basilisco. Uno guardava lo specchio, sì. Un altro nello specchio d'acqua, un altro camminava con... vabbè. Oh, e aggiungiamoci la sfiga di Harry, che era sempre nel posto sbagliato nel momento sbagliato, aveva un talento in questo. Comunque, vabbè, ma Giulia, Harry di... è una sfiga da bocca. Prima di proseguire sentiamo anche le opinioni di Ufficio Magico, prima visione, opinioni, ci dica. Intanto ringrazio Milo Cutus che ha tirato fuori la donazione delle grandi occasioni. Casomai faccio una domanda così puoi approfittare della super chat. Dici Ufficio Magico, esperienza. Beh, con il film ero poco più grande di quando avevo visto il primo, però in questo caso l'avevo capito perché avevo letto il libro e mi era piaciuto molto. Però mi faceva un po' paura, soprattutto il basilisco, sia quando parlava e non lo si vedeva, sia quando lo si vedeva. Era spaventoso per me. Infatti, in tanti dicono che poi nei film successivi ci sono i dissennatori che sono tetri, che fanno, ma no, a me per niente. Il basilisco mi faceva paura. Poi adesso, negli anni, abbiamo avuto modo di vedere l'edizione estesa, che per me è come un'edizione estesa del Signore degli Anelli, cioè ovviamente fatto il paragone, perché è veramente completa, sono 3 ore di film, la versione estesa, in cui c'è tutto quello che potrebbe esserci, è fatto molto bene, e tecnicamente arrivo quasi a dire che potrebbe essere il miglior film di Harry Potter, anche se non è il mio preferito. Interessante, e io ve lo dico direttamente, è assolutamente uno dei miei preferiti, quindi poi quando stileremo la classifica alla fine, posto che finora deve gareggiare solo col primo, si troverà in posizioni alte. Ricordo la prima visione con mia madre e mia sorella piccolissima, forse addirittura era stato uno dei primi esperimenti cinematografici di mia sorella. Portiamola a vedere un film, vediamo come reagisce, e stette zitta dall'inizio alla fine, c'era proprio incantata, non aveva neanche paura, forse perché non riusciva a capire ancora benissimo quello che stava accadendo, però proprio ipnotizzata. Lo ricordo con grandissimo piacere, una grande conferma dopo la magia della prima pellicola che mi aveva incantato. Qui ho detto ok, non era stato un caso, hanno capito come fare. Poi dal terzo in avanti cambia un po' tutto e ne parleremo, però assolutamente promosso. Comunque concordo, sì, anche qui il montaggio a volte non è proprio strutturato. Nel senso, si passa talvolta da una sequenza all'altra senza apparenti collegamenti. È strafedele, per noi appassionati un pregio, molto spesso invece l'ho sentito citato come difetto, ovvero alcuni critici la ritengono una trasposizione pedissequa senza un particolare stile o un tocco dell'autore, in questo caso del regista. Però secondo me il suo lavoro di film per ragazzi è oltretutto molto più cupo del primo, perché non c'è solo il basilisco, c'è un vero e proprio omicidio accaduto anni prima, un ghost case, come si suol dire. In tutti i sensi, in questo caso. Sì, esatto. In tutti i sensi, ci sono attentati progressivi che avvengono, c'è Aragog, veramente più cupo dall'inizio alla fine. Scritte di sangue sulla parete. Di sangue. Può legittimamente spaventare un bambino, tanti dicono no, è dal terzo film che la saga è maturata, insomma, già qui rispetto al primo si sentono atmosfere horror e anche delle scene che per un ragazzino possono essere di legittima tensione. È interessante. No, e non abbiamo ancora citato il personaggio più pericoloso di tutto questo film, cioè Dobby. Stammi lontano, altro che il basilisco, cioè lui il vero serial killer. Secondo qui. Me è interessante anche che attraverso il secondo film e poi in parte anche il terzo prendiamo una via horror della serie. Il primo è l'infanzia e poi attraverso le difficoltà e la paura si arriva poi a una fase più matura, quindi è un bel passaggio perché questi due possiamo dire che sono tra i più horror. E secondo me si entra proprio in una fase differente passando dall'androne horror, diciamo. Poi ovviamente c'è il personaggio migliore di tutti dell'intera saga, ovvero Gilderoy Hallock, che amo alla follia. Kenneth Branagh, perfetto, l'hanno preso dal libro, l'hanno tirato fuori, l'hanno schiaffato sullo schermo e funzionava bene. Personaggi che adori detestare. È troppo sì, bello. Più che altro è il comedy relief, ma è un comedy relief fatto bene, perfetto. Anche quando si rivela verso la fine, secondo me la scena è fatta benissimo, perché tu capisci che questo è un cialtrone.
però è anche un cazzo di criminale, non è solo un cialtrone. Non è un cialtrone, basta, c'è uno che ha cancellato la memoria dei bambini. A me è sempre piaciuto il fatto che gli dia, che poi nei film questa cosa non viene fatta, non mi pare che non ci sia, però mi piace il fatto che alla fine lui comunque viene ricoverato permanentemente a San Mungo, non è che è finito, cioè, benissimo. C'è la famosa scena post credit in cui mostrano in una vetrina di Diagonale il suo ultimo libro, Chi sono io, e c'è lui con la camicia di Forza, è il massimo che ci hanno dato. Quindi... chissà se qualcuno l'ha più comprato quel libro. Ah, io lo comprerei seduta stante, cioè, non so te. E io sarei curioso di sapere cosa c'è scritto, perché da chi l'ha comprato. Non c'è scritto niente. Ed è un continuo niente. Non mi ricordo, ogni due o tre esatto. Righe. No, chi tra sono io? Apri, sono tutte pagine bianche. Tra l'altro nel film c'è una scena che io ero curioso di vedere per come doveva essere fatta, che da bambino mi impressiona un sacco, che quando a Locke gli svuota il braccio delle ossa. Braccio, c'è la cosa sì. Della... mi assento un secondo, torno subito. Va ah bene. Sì, beh, non si può dire che non sia rotto. No, Locke è bellissimo, ma anche quando combatte con Piton nel club dei duellanti. No, è veramente fantastico. E ma quando alla fine gli dicono, dunque adesso puoi andare tu contro il basilisco, lui fa sì, mi chiamano, scusate. E il bello è che con Piton però ha avuto l'idea di far finta, di combattere, di mostrarsi, non me lo sarei aspettato da uno come lui. È coraggioso a voler prendere... A modo suo. Ma in realtà a me Locke piace perché è la rappresentazione del 90% degli sbruffoni testa di cazzo che si conoscono nella vita reale. Cioè io di Gilder e Locke ne ho conosciuti parecchi, esatto, nella mia vita. Esatto. Ah, beh, quindi, poi nel no, vabbè, però insomma, diciamo che ce ne sono tantissimi che se fossero dei personaggi di Potter sarebbero Gilder e Locke, ma proprio tranquilli. Guarda, non si fanno i nomi e cognomi, però ce ne sono, a voglia. Poi, come dicevo, Ufficio Magico è forse il film sempre a livello di trasposizione più completo di tutti. Mancano alcune sequenze come la festa di complemorte, assolutamente. Ma per quanto riguarda la trama portante, il 90% del film c'è tutto. E mi sento di dire che, a differenza di quanto accadrà poi, uno spettatore che guarda il film, dopo averlo completato, ha lo stesso bagaglio di informazioni di chi ha letto il romanzo. Sì, non manca niente. Lo confermo perché l'ho letto di recente e ci sono proprio pochissimi dettagli di differenze, quindi secondo me qui è veramente completo. Secondo me hanno anche reso molto bene l'idea di, cioè, era il di base, era la prima volta che vedevamo il giovane Tom ed sì. È la prima volta, tra l'altro, in cui vediamo un Horcrux effettivamente, quindi è anche importante da quel punto, cioè credo che sia uno dei più importanti che tornano a essere importanti anche dopo. Perché effettivamente la cosa del... Però vedi, il punto è, ha dovuto metterci una pezza, perché lei non aveva idea degli Horcrux all'epoca. Anche secondo me. Però infatti, questo l'ha contestualizzato bene. Secondo me è stata un'ottima idea. Dare importanza... Sì, però c'è al secondo libro, che fino a quel momento era un po', se vogliamo, autoreferenziale. Cioè, nell'ottica della saga, fino all'arrivo degli Horcrux, la Camera dei Segreti sembrava un po' un more of the same. C'è una replica del primo, più mystery, più cupo, però sì. Finiva lì. Invece poi, con l'invenzione degli Horcrux, perdonatemi, sì, c'è un problema che ha cercato ampio. Di giustificare dicendo sì, però Malfoy non sapeva fosse un Horcrux, va bene, ma cioè il punto è questo, cosa pensava che succedesse? Cioè Voldemort ti dà una cosa, ti dice custodirlo e tu la metti nel... Ma lui l'ha fatto volutamente. Sì, lui voleva assolutamente, siamo d'accordo. Però rimane una testa di minchia di proporzioni. Stavo leggendo ieri. Questo non ci piove. In Harry Potter 6 c'è Silente che spiega di preciso più o meno cosa secondo lui voleva fare Silente. Sì, cioè voleva che Arthur venisse licenziato, che Silente se ne andasse via e non mi ricordo cos'altro. Cioè tutto sì, lui sperava che quel manufatto avesse qualche effetto nefasto, siamo tutti d'accordo. Però senza contare che ricordati che gli fanno l'ispezione, tra l'altro. Draco, se non sbaglio, sì. Nella storia di Tiger e Goyle, quando c'è la pozione polisucco, svela anche che sotto il salotto ci sarebbe la loro camera con le loro cose strane. Sì, quindi sì, lui sì. Un po' di roba doveva comunque levarsela dalle balle, perché sennò rischiava senza che dubbio, il ministero però, li trovasse. Però il punto è che è una cosa che ti ha dato Voldemort, ok? Cioè, sì, no, infatti, su questo sono d'accordo. infatti poi Voldemort capisce che testa di cazzo sia Lucius Malfoy, cioè gli ha dato un pezzo di anima, gli ha dato proprio un pezzo di anima suo.
è anche vero che Lucius Malfoy, anche se si comporta sempre da stronzo, in quel periodo stava cercando di dissociarsi dal cupo passato, almeno in apparenza. Sì, quindi, ma poi, se mi trovano il diarietto, forse è meglio che lo sbologni via. E ne approfitto anche per far chiudere la scuola che mi sta sulle balle, perché è silente. Via. Così finalmente Draco può andare a Durmstrang, che Narcissa non voleva. Però questo Lucius Malfoy, che è così felice di dissociarsi da Voldemort, poi all'inizio del quarto libro, quando c'è lì la reunion dei Mangiamorte, partecipa. Banchetta. Ma senza averci niente da guadagnare. Questo, secondo me, è il film che fa vedere un po' l'inconsistenza della Casa Serpeverde, nel senso che vediamo Lucius Malfoy che fa quello che fa. Draco, di furbizia ne abbiamo vista molta, molta poca. Poi vediamo Tiger e Goyle, che io non ho ancora capito cosa ci facciano Serpeverde, perché è la casa dell'ambizione, loro sono i peggio gregari che esistono. Sì, tanto che Malfoy gli chiede, ma tu sai leggere? Quindi cioè, arriviamo a questi dettagli. Loro facevano casa con Gazza, forse. Non so bene. Stanno arrivando Tiger e Goyle a citofonare a Victor per dirgli, guarda che non ti piace che parlate male di noi. E tra l'altro Salazar Serpeverde fondamentalmente era stato all'interno della storia della Camera dei Segreti, che racconta la McGranit nel libro, se non sbaglio, invece la raccontano in Storia della Magia, viene detto semplicemente che lui è quello che era un grande mago, ma non era d'accordo con gli altri perché non voleva i mezzo sangue e ha fatto quello che ha fatto. E io mi chiedo, cioè, la casa dell'ambizione, dovresti sfruttare tutto quello che hai per poter arrivare a quello che ti interessa, e tu stai a fare le pulci sul fatto che uno sia nato in un modo o nell'altro e non al fatto che ti serva. Quindi secondo me questo film è la dimostrazione che noi che amiamo Serpeverde lo amiamo più per le potenzialità che ha la casa, quindi per il generale, che poi per effettivamente i fatti, perché qui ne risulta molto male, nonostante sia il film dei Serpeverde. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, almeno all'inizio i Serpeverde sono i cattivi, punto, non è che ci siano sfumature, sono cattivi, i cattivi finiscono lì. Posso dirti che Tiger e Goyle hanno l'ambizione di essere i galoppini di Malfoy per tutta la vita, è un'ambizione, cioè, comunque. Ma cioè, sei lì e dici, ma che però cosa ci fanno? Hai ragione, però ricordiamoci che nel libro ogni tanto si fa intendere che lo smistamento non è perfetto. Minus è un codardo, che cazzo ci fa in Grifondoro? Ma non solo, anche perché ricordiamoci che lo smistamento è fatto con l'ascia, non col bisturi. Nel senso che ci sono quattro case che hanno più o meno dei circa, e poi se ci sono dei dubbi, via vai a Tasso Rosso. Cioè, quindi, insomma... Sì, sì. Sì, ma che sia un sistema di Tasso Rosso è una casa che viene spiegata poco, praticamente fino all'ultimo, quindi poveretti, mi spiace anche per loro. Io ho capito più Tasso Rosso con Newt che prima. Esattamente. Beh, abbiamo questo, poi ci arriveremo, abbiamo l'emblema, l'espressione massima di Tasso Rosso che poi muore, ma esatto. e fa fare prima Twilight e poi Batman, quindi poi si riscatta. Esatto. Comunque Lucius è un altro personaggio, secondo me, delineato molto bene, interpretato benissimo da Jason Isaacs, che secondo me si è divertito come un pazzo, e l'ha anche... E guardali su TikTok, lui e Tom Felton che fanno i TikTok, dove adesso è partita la moda, vi giuro, mi fanno morire. Sì, sono magici in tutti i sensi. Altre cose da menzionare, avete parlato anche del livello produttivo, sono d'accordo sul fatto che sia migliorato sotto tutti i punti di vista. Secondo me gli effetti invecchiati peggio sono proprio quelli visivi, quindi Folletti della Cornovaglia, anche Dobby. Anche il Quidditch, guarda che non è bellissimo, ho visto dei momenti in cui si vedeva molto la differenza tra loro e lo sfondo. Rispetto a quello del primo è migliorato. Beh sì, quello sì, però insomma diciamo che secondo me è invecchiato abbastanza male anche qui il Quidditch. Un effetto digitale terribile del primo film che non abbiamo menzionato nella scorsa live era Neville quando cascava giù dalla scopa, sì, dove lì era in digitale, lì era tremendo. Sì. Però, appunto, magari alcuni sono invecchiati male, però non mi sembra siano invecchiati a tal punto da pregiudicare la visione o la godibilità. Poi nell'ottica di un film per ragazzi non sono usati troppo, hanno trovato un buon compromesso. Cioè la CGI che invecchia peggio è anche quella che è talmente onnipresente che non puoi non notarla. Esatto. Un saluto all'Hobbit. La commistione tra effetti visivi ed effetti tangibili, secondo me comunque è stato fatto un buon lavoro. Prima sentivo delle comparazioni in chat, più che sentire le leggevo, tra Harry Potter e il Signore degli Anelli, ma
l'ambizione della produzione non ha paragoni, cioè inutile paragonare Gollum, che era lo stato dell'arte in quel periodo, nessuno aveva visto una roba come Gollum, e paragonarla a tutti gli altri effetti visivi dei film del periodo, c'è proprio una anche roba ingenerosa. Non è un altro pianeta, è comunque vagamente... Cioè, Dobby è fatto abbastanza bene, no? Anche secondo me non è disastroso Dobby. No, paradossalmente era forse fatto peggio il Dobby del settimo film, forse. Poi vedremo quando lo rivedrò. Però paradossalmente era più smunto, era più scolorito nel settimo film. Forse. No, perché se paragoniamo tutti i film usciti all'epoca con Gollum, non se ne salva nessuno. Cioè, Gollum era al massimo. Era l'apice, vabbè. Non a caso c'è chi addirittura aveva parlato di potenziale premio Oscar per Andy Serkis. Ragazzi, per dirvi quanto era fatto bene. Non a caso gli effetti visivi sono l'unico premio che hanno vinto tutti e tre il Signore degli Anelli, sarà mica un caso. Poi, che io sappia, Dobby non era in motion capture, o sbaglio? Non credo. No, è doppiato da Toby Jones, però non può essere motion capture. Cioè, Toby Jones è un... Concordo. Vic, sei mutato, eh? Te lo dico ancora? Ok, no, sì, era la voce, scusatemi, l'avevo premuto. Ma no, io devo dire una cosa: che con Dobby hanno fatto una porcheria incredibile. Comunque, nella saga cinematografica, sì. Ah, nella saga cinematografica, beh, compare nel secondo, e poi arrivano al settimo film e dicono: ehi, ma non l'abbiamo più messo. Ma sai, quella secondo me è una delle dimostrazioni della scrittura in corsa della saga, perché comunque la Rowling ha partecipato in maniera abbastanza attiva alle trasposizioni di questi film, e a quanto pare non aveva mai detto: guardate che Dobby è importante, inseritelo. No, siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo, però nel quarto lo potevano mettere, visto che c'era. Anziché far finta che non esistesse e far dalla garanchia. Di capire cosa intende Vittor. Vittor dice: almeno fagli fare un cameo, sai che lavora Hogwarts, così lo ritiri fuori appena hai bisogno. Che cazzo vuol dire che me lo wow. C'è nel senso? Ma scusami, io come faccio? Se io ho visto solo i film, come cazzo faccio a sentirmi triste in quella data scena che non lo vedo la seconda? Io però posso dirti che secondo me nel settimo film hanno fatto un lavoro incredibile. Là sì, ma io mi sento triste quando muore Dobby. Io provo più tristezza per la morte di Dobby che per quella di Silente. Lo so che è incredibile. Nei libri ti posso dare ragione, nel film non me ne frega un cazzo. Non me ne frega niente. Non lo vedo dal secondo libro. Anzi, dirò questo: la morte di Dobby è quella fatta meglio dell'intera saga. A livello cinematografico hanno dovuto tirare in lungo il settimo film. Ben non sono d'accordo. Normale. No, a livello cinematografico, quella che mi ha pesato di più è quella di Sirius. Secondo me è fatta molto meglio. Quella di Sirius per me è fatta col culo. No, è fatta male quella di. Non si capisce neanche cosa succeda nei film. Perché nei libri no, infatti. Nei libri si capiva. Nei libri ti spiegano che c'è questo velo, che oltre c'è la morte. Nel film sembra che. No, ma il problema è questo. Il problema è questo: che senso ha farlo andare oltre il velo se tanto Bellatrix lo uccide comunque con la vara che dava? Ma ci arriveremo. Esatto. Cioè... Ma aspetta, guarda che quello capitava anche nel libro, però. No, sì, nel libro lo buttava lì dietro, però non c'era la vada. Mi sembra, giusto? Io mi ricordo che era una vada che dava nel libro. No, sembra di no. No, non lo è. Non lo è. Lui muore perché cade al di là. E poi scusami, se fosse stata una vada kedavra, allora che senso avrebbe avuto sempre il velo? Cioè, la cosa assurda di Sirius è che muore e non c'è neanche un corpo da seppellire perché scompare. Quello sì. Nel 5, cioè nel film, poi ci arriveremo, gli fanno, cioè, fanno entrambe le cose. A vada kedavra così sai che è morto, però lo fai sparire dietro quel coso che non sai cos'è. Quello che c'è in più con Dobby è il dopo, nel senso che né per Silente né per... Sirius è stato fatto molto dopo che è morto. Possiamo anche dire che Sirius è morto in maniera ben fatta, Harry che urla, ok, però non c'è reazione. Concordo, ritorniamo alla camera. Poi ci arriveremo. Io voglio buttare una cosa della camera. Giulia, allora, quando si parte, io la devo dire, la scena della macchina. Allora, non riescono a passare attraverso il binario 9 3/4. E dicono, vabbè, questo può essere un problema, perché magari Hogwarts sono fiscali, quindi non c'è Hermione, quindi non possiamo fare una cosa intelligente perché nessuno ce la suggerisce, e quindi prendiamo la macchina che non sappiamo guidare e andiamo volando fino ad Hogwarts, che mi viene quindi da capire che in pratica ad Hogwarts ci si arrivava anche in altro modo, perché se ci sono arrivati con la macchina vuol dire che ci potevano arrivare anche solo chiedendo altri maghi, mandando Goofy. Quindi, e infatti dopo la McGranny gli dice, ma
potevate mica mandare un gufo? Non lo so, dovevamo... Quindi è un po' come se io dicessi non riesco ad andare a scuola perché ho perso l'autobus, scassino una macchina, la rubo senza patente e guido fino a scuola. Ma scusa, investendo qualcuno, rompendo una siepe, facendo sì. Un po' di casino. Esatto, sì. E la parcheggio direttamente nell'androne della scuola quando arrivo, proprio sgommando. Beh dai, però diamo atto di questa cosa, glielo dicono che sono scemi, sarebbe stato peggio se nessuno li avesse rimproverati. Sì, ma questo è il prescelto, questo è il prescelto, hai capito? Il prescelto che fa un lavoro del genere. Sì, ma anche 12 anni, dai, cioè nel senso ci può sì, ma non è il prescelto perché l'ha scelto il destino, è il prescelto perché... Però secondo me a 12 anni, se si chiude il passaggio, dici proviamo ad aspettare 10 minuti che magari i genitori tornano perché erano dall'altra parte... Ma poi, che vada, ti siedi davanti in realtà a non tornano, è tutto bloccato. Se è tutto bloccato, rilevano il problema anche loro, sono giustificato per la scuola. Cioè, c'era proprio il passaggio bloccato. Quindi... Sì, non capisco perché non abbiano chiamato i genitori. Quello che non ha senso. Harry lo sappiamo. Harry lo sappiamo. Ha più senso... Lì ha più senso nel libro, perché nel libro loro stanno lì un po', senza che questi riemergano. Quindi c'è un problema vero. Sì, ho capito, però c'è il ragionamento che sta dopo, cioè secondo me è un po' strano, nel senso... Capisco anche il terrore che si prova a trovarsi in una stazione da soli a 12 anni, va bene, sì, però... Sono... E quindi volare su macchina fa meno paura. Via, vogliamo sulla macchina. Ma quello lo sappiamo. Allora, abbiamo capito che il concetto di pericolo per i maghi è una merda, perché Hogwarts è sicura. Nel libro, tra l'altro, è forse meno giustificato, se volete, perché? Perché passa tutta la parte prima, viene specificato più volte che il padre di Ron, se viene beccato con quella macchina, bene... licenziato. Quindi, cioè, ok... Se non sbaglio viene sottoposto un'inchiesta dopo quella cosa del... Sì, passa galeoni, per quello arriva la strillettera, non per altro. Pagano 50 galeoni per questa cosa e viene indagato, se non sbaglio. Lo dice, nel libro è Malfoy... No, nella strillettera. Nel libro anche Malfoy la cosa dei galeoni la dice lui, se non sbaglio, la cosa qualcuno che dice... E dove li hanno trovati? Hanno dovuto vendere un pezzo di casa? Hanno fatto un bed and breakfast? Un pezzo di terreno? Non so, effettivamente... Molly ha fatto cose che non si possono dire in un film per ragazzi. E Harry non poteva darglieli, visto che è colpa sua, e c'ha un sacco di soldi. No, c'ha pure una manina corta, Harry. C'è proprio allora, non mi ricordo la parte del libro, però si sa che i Weasley sono molto fieri, pure Harry, per dare soldi a Fred e George. Nel senso... Ma ti pare che Molly colpa non ci abbiamo capito? Guarda che Molly tiene in alta considerazione Harry, gli vuole più bene che tutti gli altri figli. Questo problema non può essere stato lui, Harry caro, è ovvio, invece no. Sì, era stato lui. Guarda che io penso che il personaggio più tragico della saga sia Ron. Sì, veramente. Cioè dopo anni passati a dover competere con i fratelli, deve competere anche con uno che non è neanche della sua famiglia. C'è proprio una vita di merda, davvero. Che gli tromba pure la sorella, ricordiamo questa cosa. Se ci pensi, non è una bella vita quella, no? La rabbia di Ron è lecita in tutte le circostanze. Assolutamente. Posso dire poi che l'esperienza con Malfoy dopo. Esatto. Sì. Posso dire che comunque, soprattutto in questi primi due film, Rupert Grint è veramente il migliore del trio come attore. Fa delle espressioni che sono... Sì, però aspetta, il canale di Davide, è vero che gli regalano un orologio d'oro nel settimo libro, ma è un orologio d'oro usato, non è che gliel'hanno comprato, è l'orologio d'oro del mi ricordo se del fratello, però comunque non era un orologio d'oro che sono andati a comprare. Aspetta, quello di Harry è tipo di uno zio di Molly, una roba, esatto, del genere. Sì, cioè era un cimelio di famiglia, no, che potevano vendere per pagare la multa, ad esempio, però... Anche perché glielo dicono nel libro, c'è cioè proprio la scena in cui Harry va... Allora, loro vanno tutti alla Gringot, vanno nella sala... Ma ritorniamo alla camera, se no quella... divaghiamo troppo. No, nella camera proprio c'è la scena dove Harry va alla Gringot insieme ai Weasley. I Weasley vanno nella loro camera e tipo lei sta cercando di raccattare roba negli angoli e poi arriva lì quello di lui e lui cerca di fare tutta la svelta per non far vedere. Sì. Ma tra l'altro mi è venuto in mente, Giulia parlava dell'evocare le galline. Ma ora io mi chiedo, sì, ma a parte quello, io mi sono chiesto, quando Malfoy evoca il serpente, no? Ma quel serpente lì si crea dal nulla o è un serpente che è stato poveraccio rubato da dove stava? Ma soprattutto, perché gli hanno insegnato l'incantesimo evoca un serpente? L'utilità? Cioè, ma secondo sarà stato anno Malfoy. Vi insegniamo ad invocare un serpente. Cattivo. Secondo me gliel'ha fatto o Piton in lezioni private o i suoi genitori in una lezione privata. Nel libro gli sussurra qualcosa all'orecchio Piton prima del duello.
Quindi io penso, forse era suggerita. Stato lui. Hai capito? Sì, ma mi sembra magia avanzata, non è che dici oh, evoco il serpente con questo incantesimo lezione. Vabbè, ma è un serpeverde, vuoi che un serpeverde non sappia evocare un serpente? Ma infatti poi ricordiamoci che nella saga non basta conoscere il nome della magia, c'è bisogno anche di un preciso gesto del polso, della bacchetta, quindi non è che uno gli può dire serpensortia, e che cazzo ci faccio, devi spiegarmi. Vuol dire che lo conosceva già, ma gliel'ha suggerito probabilmente. Infatti, quindi lo conosceva già, come faceva a conoscerlo? Sempre la stessa cosa. È una famiglia d'altra parte che ha degli interessi molto variegati, forse. Questo è vero, coltivano serpenti in giardino probabilmente. O magari tra i serpeverde sono quelle cose che imparano in sala comune. Esatto, ogni notte si divertono ad evocare serpenti. Beh, io mi ricordo nel gioco per PC, quando Harry diventa Goyle, c'è tipo un suo... Se tu urti i personaggi ti parlano, e ogni tanto c'è una battuta preimpostata. Ehi, ti va se poi andiamo a rompere i regali di Natale degli altri ragazzi? Cazzo! Oh! Ma... Complimenti ai serpeverde della loro etica! Meraviglioso! Sì. Ma nessuno si è fatto delle domande su... Cioè, perché sia Hagrid che Harry, che sono Grifondoro, pensano... Ma se le rete di serpeverde? Cazzo, va bene che le case non seguono il concetto di sangue, però in teoria le rete di serpeverde dovrebbe essere, per aprire la camera, dovrebbe essere allineato a serpeverde, però in Grifondoro che è l'esatto opposto. Ma cretini. È legittimo che i dubbi se li faccia Harry, perché il cappello parlante non sapeva dove smistarlo, quindi lì si fa la paranoia, forse sarebbe dovuto essere assegnato poi, a serpeverde. A ben vedere, l'era di serpeverde è sì Tom Riddle, però la camera tutta l'apre un Grifondoro alla fin dei conti. Quindi in realtà non era così controllo. Sì, vero, però è verissimo, però comunque l'apre un Grifondoro. No, però attenzione, il motivo per cui solo l'erede può aprire la camera è perché perché devi parlare in serpentese. No, sì, però ho capito che il fatto di sospettare di un serpeverde era sbagliato, perché di fatto la camera fisicamente l'ha aperta un Grifondoro dopo tutto, quindi volendo. Beh, comunque teoricamente Harry è l'erede di serpeverde, perché ha un pezzo di Voldemort dentro, quindi in teoria ha anche ragione. Esattamente. Sì. Vi pongo un po' di domande, quelle questioni senza risposta che però ci attanagliano da anni. Perché Hogwarts non viene chiusa nonostante per tutto l'anno ci siano degli attentati con degli studenti che vengono pietrificati? In realtà nel libro si discute spesso di questa cosa. Ma un conto è discutere, però la lasciano aperta. La lasciano aperta perché bisogno di altre dimostrazioni. Allora, perché da una parte c'è Caramel che non vuole un incidente diplomatico e ha paura di quello che potrebbe accadere. Lo so, è stupido, ma infatti non viene fatto passare come una cosa buona. Viene fatto passare come l'intrigo marcio di un politico che non vuole prendersi le sue responsabilità. Non lo so se non viene fatto passare come una cosa buona, perché noi dovremmo sperare che Hogwarts non chiuda. Gli studenti non vogliono che Hogwarts chiuda. E c'è addirittura la McGranit, se questa volta chiuderà, forse sarà per sempre. Ma lì ci lavora, dispiace a tutti, però ci sono degli studenti pietrificati che potrebbero anche rischiare la morte. Ma le alternative a Hogwarts io credo che siano peggiori, quindi parliamo di un posto che si apre la porta, in cui si apre la porta sbagliata c'è un cane a tre teste. Ma gli era vietato andare, quindi comunque era una cosa controllata dalla scuola. Qui invece c'è un assassino a piede libero, poi arriveremo ad Azkaban, ma qui comunque c'è un assassino a piede libero, non sanno bene chi è l'erede di Serpeverde, non sanno bene la creatura, e arriveremo anche a quello, quale sia, quindi... Ma tra parentesi, perché non ci sono state sessioni di interrogatorio a studenti, insegnanti, per capire chi fosse l'erede? Cioè, perché non avevano inventato ancora il Veritaserum. Prendere ogni studente e fargli domande. Ti dirò di più, sai chi avrebbero potuto far domande? Ve lo dico se volete. Vai. A una tizia che era stata uccisa dal mostro della camera dei segreti, che è diventato un fantasma e che muore anche dalla voglia di dire come è morta tragicamente, quanto sono disperata, che bastava andar lì nel bagno, Mirtilla, che cazzo è successo? In effetti non capisco perché per 50 anni non l'abbiano mai chiesto cosa fosse successo. Ma può essere che Harry l'abbia detto perché Harry sapeva già un pezzo della storia, ma no, perché comunque
Beh, ma scusami, Silente, la McGranita, Hagrid, sapevano che era lei a essere morta. Voglio dire, si saranno accorti che la che il fantasma che infesta il cesso... Ma sono d'accordo. Bene. Ma allora avevano lo stipendio da prendere, si vede, quindi non volevano far chiudere. Cioè. Ma leggo, se fossero stati così fiscali sarebbe stata una delle saghe più noiose della storia, no? Sarebbe stata scritta meglio. È una cosa ingenua, sì, ha ragione. Cioè, c'hai lì la hai la miglior testimone di un omicidio, la vittima. Effettivamente. Una cosa che nella realtà però non può accadere, purtroppo. Silente c'era, perché l'abbiamo visto. Nella scena di Tom Riddle si vede Silente, tra l'altro, quindi lui sa benissimo chi è la vittima. E lui è l'unico che sospetta, ma non è che questo in realtà l'ha ammazzato? Ma anche Hagrid, cioè Hagrid ci andava a scuola con quella persona, l'avrà incrociata nei corridoi una volta, voglio dire. Magari c'è un po' di trauma. Hagrid è stupido, è simpaticissimo, ma è molto stupido, quindi no, diciamo che non ci ho pensato. Perdonatemi in chat, Mirtilla racconta Harry perché gli sta simpatico. Non mi risulta che lei sia sempre stata restia a spiegare, anzi è una che parla a rotta di collo a tutti quelli che entrano nei bagni. Due, non sa niente, sa solo degli occhi verdi che ha visto. Perdonami, ma lei racconta che ha sentito, forse addirittura un sibilo, dice, non mi ricordo. Sì. Comunque c'era questo mostro che non appena l'ha visto è morta. Guardate che un indizio fondamentale. Sente una voce. Ma più di un che è il motivo per cui capiscono che è il basilisco. Esatto. Quanti sono gli animali che vivono 2000 anni, 1000 anni, vabbè, da soli per conto loro, non chiedono un consulto senza muoversi tanto la camera, ma poi scusatemi se aveva due occhi gialli e Aragog era un ragno, dove cazzo ha gli occhi gialli Aragog? Aragog era andato soprattutto dove il ragno non ti ammazza con lo sguardo, ma poi soprattutto Travatar, dove ha due occhi un ragno? Esatto, è quello che dico. Io dove ha due occhi gialli? Anche il discorso del un animale rarissimo, un mostro, ragazzi, un uovo di una gallina covato da una rana, cioè poteva succedere 40 volte l'anno, come può essere un animale raro? Tra l'altro, non solo potevano scoprire la cosa in sé, ma magari Hagrid adesso sarebbe un mago più scolarizzato. Ma in realtà c'è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto, ma scusatemi, se il basilisco ti uccide con lo sguardo, Voldemort come lo controllava? Cioè teneva giù la testa? Perché me lo sono sempre chiesto, ma chi controlla il basilisco? Era il basilisco che distoglieva lo sguardo dal suo padrone, vero. Quello. Soprattutto in questo libro Hagrid finisce Azkaban. Prima di finire Azkaban, andiamo un attimo al cesso, abbiamo di sopra. Quello che ho detto prima, nessun processo, nessun testimone. Scusami, tesoro, per caso, quando sei morta, c'era nei paraggi un tizio un po' cicciottello con la vescia da scemo? No, chiedo. Perché. C'era un ragno più che altro, c'era un ragno. Poi, sapendo che la cosa è successa in quel bagno, avranno perlustrato il bagno, no? Perché Harry ci ha messo 5 minuti a trovare il bagno. Avranno visto che c'era un serpente lì. Ma poi soprattutto, non è che Mirtilla Malcontenta la conosce solo Harry, la conoscono tutti Mirtilla Malcontenta. Sì, tutti chi è Mirtilla Malcontenta. Ufficio magico sta tirando fuori l'altro problema. Nessuno ha trovato la camera dei segreti. Nessuno, maghi più famosi, ma perché gli storici della magia. Sbaglio, una scusa era che nessuno andava lì perché c'era Mirtilla e stava tutti qua. Però sai qual è il punto è che effettivamente un attimo solo, scusa. Secondo me potevano andare perché non poi vi spiego praticamente la cosa è che effettivamente nessuno va a pensare al serpentese, al fatto che puoi parlare ai rubinetti del cesso. Ma scusate, l'erede di Serpeverde, Salazar Serpeverde era l'unico che parlava al serpentese. Non dico che pensi che nei gabinetti ci sia la camera, ma visto che è luogo del delitto, un'ispezioncina la puoi fare. Dicono no, ma guarda lo muriamo preventivamente. Aspettate. Una spiegazione che in realtà so già io non reggere del tutto, però allora, non mi ricordo in quale libro viene detto che le ragazze possono andare nel dormitorio dei ragazzi, ma non viceversa, perché comunque gli stessi maghi sono un po' all'antica, quindi può essere che Salazar Serpeverde abbia collocato lì la camera perché sapeva che tutti sarebbero stati troppo imbarazzati per cercarla. Certo, ciò non spiega come mai le donne non l'abbiano trovata, perché le donne a cesso ci andavano, però... Vi ricordo che comunque gli insegnanti erano entrati nel bagno delle ragazze quando c'era stato il troll, tranquillamente, esatto. Quindi a maggior ragione... io leggo, è un libro per ragazzini, alcune forzature sono necessarie, i ragazzini non sono stupidi.
No, diciamo che ha molti pregi che compensano, però sono effettivamente certo, ma poi un conto sono le forzature, un conto sono cose eccessive che risultano quasi buchi di trama. Comunque Harry Potter non è solo un libro per ragazzi, nel senso Harry Potter ha travalicato il suo target, sì, sì. Quindi è chiaro che ognuno lo analizza secondo le sue esperienze. Poi come dicono in chat, ma la mandragola comprarla da un venditore esterno piuttosto che coltivarla, aspettare le aree geologiche? Dovevano aspettare l'adolescenza, cioè quindi loro l'hanno all'inizio, dovevano aspettare addirittura che diventasse adolescente e scambiasse il vaso con un'altra compagna per capire se andava bene. Comunità magica, ad Hogwarts ci sono degli attentati, dovremmo chiudere la scuola ma non ci abbiamo voglia. Comunque ci sono dei ragazzi pietrificati, se ci passate un po' di mandragola non è male, grazie. Tra l'altro a me fa ridere che no. Ma tra l'altro la sprite fa mettere il paraorecchie e poi continua a dare indicazioni agli studenti, ma non dovrebbero sentirti male con paraorecchi. Ma perché sono paraorecchi magici, dirà. Sì, sono wireless. Ok. Hai capito? No, però ma poi... Vai Vic. No, vai tu. Sempre tornando alla questione logistica della camera, io allora, numero uno, complimenti alle tubazioni di Hogwarts perché, cioè... Questo coso andava in giro per i tubi, cioè, ma che cazzo di tubi hanno? Ok, un castello enorme, ma porca troia. Numero due, se questo coso usava le tubazioni dei bagni, cioè quest'essere, poverino, ha nuotato nella merda di 1000 adolescenti per tutto il tempo. Ci credo che li vuole uccidere, povero, c'è giustizia per questo povero basilisco. Io tra l'altro vorrei far notare come mia tia malcontenta sia sfigatissima, perché se stiamo a guardare la casistica di morte tramite basilisco è bassissima. Sì, è vero. In un caso su 1000. Era dietro la porta, poveretta, lì aperto. Il punto è questo, io capisco che è un libro per ragazzi e quant'altro, però io anche quando ero bambino che leggevo, dicevo, ok, è quello che dicevo prima, la gatta ha guardato nella pozzanghera, e va bene, ok. L'altro, l'Ermione girava con lo specchietto perché aveva capito bene, l'altro la macchina fotografica e addirittura l'altro ancora, guardava attraverso Nick quasi senza testa. E come ha preso Nick quasi senza testa la mandragola? Come gliel'hanno somministrata? tra l'altro. Ma soprattutto in effetti, come si pietrifica una cosa che non è neanche tangibile? Che cazzo? Infatti secondo me quella è una cagata, cioè il fantasma non dove c'è... la cosa divertente, immaginati se l'avesse visto ancora Mirtilla malcontenta, il colmo. Ma Vittorio ha appena fatto notare una cosa, ma davvero che Tira non si è mai accorta? No, non si è mai accorta, non ha visto Ginny, non ha visto niente. Che era sempre piantata lì, però quando succedeva qualcosa, omertà proprio. Sì. Perché era nell'altro bagno, quello dei prefetti, dove c'è la Yakuza, era lì a spiare. Ho scoperto che l'attrice, oltre ad aver fatto la moglie di Olio nel film Taglio Olio, è la doppiatrice di Babu Frick di episodio 9. È anche una delle due vecchie di Racconto dei Racconti, quello di Garrone. È vero. Poi, e tra l'altro, all'epoca in cui ha fatto Mirtilla malcontenta aveva più di 40 anni. Sì, non era giovane per nulla. Questo andrà fatto notare tra due film. Esatto. Altri dubbi che possiamo sollevare. Va bene, Harry è l'unico che capisce il serpentese, su questo non ci piove. Ma il serpente emette dei versi. Sì. Il basilisco emette dei versi. Mm-hmm. Perché nessuno li sente? Cerri, ma qualcuno sta parlando loro? No, non sentiamo proprio niente. Ma non c'è almeno un rumore? No, non c'è niente. Ma ci sarà un sibilo? Cioè, se lui sente... Però c'è anche da dire una cosa. Questo si muove nelle tubature, probabilmente sarà un sibilo sommesso, ti sembrerà... Però Harry non lo sente sommesso, O meglio, secondo i casi... Però non abbiamo chiaro quanto... Cioè, non credo che lui sente la voce più chiara, ma non credo capito? Che se il serpente sibila piano, lui la sente, non penso che senta un sussurro, capito? E no, la deve sentire piano, invece. Non so. È una lingua il serpentese, vediamo, sì. Lui la parla, cioè ci sono proprio delle parole. Sì. Allora, io quindi, me la spiego, se lui sente il serpente forte, vuol dire che il serpente sta sibilando forte, e viceversa. Sì, sono d'accordo, infatti l'avevo messo... Io non pietrifico, io sibilo forte. Scusate, Beh, che bel serpente. Comunque, io avrei due cose da dire. Ma io come lo sente nella testa, non con le orecchie? No, ragazzi, lo sente con le orecchie. Lui capisce il serpentese. Lui parlava con il serpente allo zoo. Non lo sente nella testa. Sì. Lui capisce la lingua. Allora, per io gli altri sono sibili, per lui è una lingua. Sì.
che per semplicità noi sentiamo in inglese o in italiano, ma lui sente il sibilo e lo traduce simultaneamente. Sì, però non è una roba telepatica. Io ho tre considerazioni. Allora, numero uno, che a me è sempre stranito sia nel libro che nel film, che ok, lui lo sente nelle tubature, ma non lo sente mai parlare quando cerca di ucciderlo, cioè sentire anche solo ti ucciderò è vero, è un po' strano. Due, questa è una spiegazione che mi sto dando io ed è proprio una spiegazione mia, magari funziona un po' tipo come i cani che sentono solo certe vibrazioni frequenziali, magari il serpentese parlato in quel modo lo sente solo chi lo capisce. E terzo, questa più che altro per Matioski, io voglio quelle scene ridoppiate con sotto Nicolas Cage che urla squarcialo, ammazzalo, struccialo, distruggilo. Sarebbe perfetto, fatelo, qualcuno lo faccia. Grazie. Grazie. No, ma a me ha sempre fatto ridere quando combatte contro di lui alla fine, che c'è la civa, che c'è la fenice che acceca il basilisco, solo che ovviamente non la potevi far vedere questa cosa, si vede l'ombra, ma mi fa sempre ridere Voldemort, ah dannazione, la fenice ha accecato il basilisco. Mi ha ricordato il film di Dungeons and Dragons in cui il protagonista viene risucchiato da questo libro con insieme all'amico, uscivano fuori, c'era l'amico che diceva dai digli che cosa gli ha detto il mostro del libro e raccontava, che è una roba di un pezzo, è una roba terribile. La telecronaca, dici? Mi ha sempre fatto ridere. Ah, sempre Dragon Ball. La fenice ha accecato il basilisco. Ho capito. Grazie. Comunque, complimenti. Legato alla fenice, potrei dire anche, ma che sfiga, Harry quando entra nell'ufficio di Silente, vede la fenice, oh che bella questa, prende fuoco, esatto. Io penso, ma lui avrà detto, ma anche qui, ma comunque, la più bella dell'intera saga, lui che la tocca, Martagliella. No, comunque c'è da dire una cosa, per quanto il basilisco sia figo, design che adoro, realizzato benissimo, un po' CGI, un po' animatronic, eccetera, però in effetti è un serpente che si fa uccellare dagli uccelli, piano S galline o fenici, quindi insomma è un po' un punto debole. Però glielo dice Hermione, sentire voci non è una cosa buona neanche fra i maghi, Harry non sente le voci, sta sentendo un serpente che parla e lui lo capisce, non è nella sua testa, ve lo ripeto. No, assolutamente. Non è nella sua testa, non ha poteri psichici il basilisco, quello sì, è una spiegazione che si danno loro, stai sentendo delle voci, ma è come se tu sentissi un cane abbaiare, ma anziché sentire un cane abbaiare senti una voce, dati ho fame, parlare. Ho fame esattamente, è il dottor Dolittle dei serpenti, è il dottor Dolittle, bravissimo. Quindi la super chat per il sole splendente, per il fior di corallo al prossimo Wolverine date il costume giallo. Concordo. Riddle dice il basilisco obbedirà solo a me. Beh, in effetti... Sì, ma qui il punto è che non è quello, è che Harry comunque dovrebbe sentirlo parlare quando cerca di ucciderlo, perché l'ha già sentito parlare nelle tubature. Sì. Cioè dovrebbe sentire, ora ti mangio piccolo ragazzino di merda, anche se c'è una cosa strana, il basilisco è controllato da un pezzo di anima di Voldemort, sta cercando di mangiarne un altro senza accorgersi che è lì. Cioè, allora, che non va, adesso ti tiro fuori io la chicca. Vai. A parte che il fatto che il diario di Riddle, quindi l'erede di Serpeverde, sia suscettibile al veleno di basilisco fa già abbastanza ridere di per sé. Cioè, dovrebbe essere la tua forza, il serpente, invece se ti becca sei spacciato. Ma poi, non so se questa cosa avvenga anche nel libro, non lo ricordo. E magari c'è una spiegazione che adesso mi direte. Ma il diario è un Horcrux. Sì. Viene distrutto dal veleno del basilisco. E vedremo anche nei Doni della Morte che il veleno del basilisco può distruggere potenzialmente tutti gli Horcrux. Sì. In questo film Harry viene morso dal basilisco, si trova un dente nel braccio. Sì. Che cos'è Harry? Allora, credo che lì la spiegazione sia semplice. Perché lui, se fosse morto, l'anima di Voldemort sarebbe morta con lui, perché non è che il veleno uccide l'anima, il veleno distrugge l'oggetto e una volta distrutto l'oggetto il pezzo di anima muore. Sì, siccome Harry non è ancora finito di morire, c'è anche da dire una cosa, lui è un Horcrux ma è anche un Horcrux involontario, cioè non è come gli altri Horcrux in teoria, cioè il punto è questo, se tu io credo che se tu conficcassi il diario non lo puoi guarire. Ok? Il veleno uccide un oggetto così come uccide un essere umano. Non l'avrebbe ucciso in quanto Horcrux, ok? L'avrebbe ucciso in quanto essere umano. Esatto. Sì, dai, no, dai, quella ci sta. No. Lui accoltella il diario e giace l'anima. Ah!
Doveva esplodere il pezzo di Voldemort dentro Harry. Mi sembrano giustificazioni un po' campate. Secondo me dalla saga... è stato più che altro graffiato alla fine. Dal... In tutta la saga tu prendi il veleno di basilisco, lo metti sull'oggetto e l'Horcrux... Harry un perché, come, per, perché è come se il veleno intaccasse l'anima, intaccasse il pezzo di anima. Se sì, tu sì. lo fai in un corpo, ma se tu lo fai in un corpo e questo viene curato prima che il veleno si diffonda, teoricamente non è andato a ma non c'è diffusione l'organismo. Nelle altre cose non c'è diffusione di veleno, cioè non è che il diario pian piano si è un'arma istantanea, sì. istantanea. No. Lui, se ti ricordi, il diario inizia a sanguinare l'inchiostro, non è istantaneo, gli tira il colpo, lo diventerà dopo, sì, ma è già una roba terribile, cioè già al primo colpo c'è lì l'anima di Riddle che sta soffrendo come una disperata. Ma questo nel film. Nel libro lui non urla subito. Prima il diario inizia, dopo un attimo lui inizia a strillare quando il diario inizia a sanguinare. È come se, cioè, è un veleno alla fine. È nel momento in cui raggiunge il pezzo dell'anima lo distrugge. Però, lì scusatemi, è un corpo. Ma voi mi state dando la spiegazione come se il veleno di basilisco fosse un veleno normale. No, è un veleno mortale per gli Horcrux. Ma perché in realtà stai dicendo allora può essere il cianuro? No. Allora, nel libro viene detto per distruggere gli Horcrux serve qualcosa di così distruttivo, esatto, che gli Horcrux non riescano ad autoripararsi perché gli Horcrux sono autorigeneranti. È come il fuoco chimerico, non è che è pensato per distruggere l'Horcrux, è qualcosa di siccome il veleno del basilisco è il veleno più potente esistente, uccide, distrugge anche gli Horcrux. Ma se tu curi la cioè, se tu non è che è fatto per gli Horcrux, è che è potente, quindi distrugge anche gli Horcrux. Quindi gli ipoteticamente riassettando il diario sarebbe tornata l'anima di Voldemort? Sì. No, perché subito, no. Però subito no. con Fanny lì sopra pronta. Però anche lì, se tu mettevi le lacrime di Felice, sembra una stronzata, ragazzi. Secondo me, se tu avessi messo le lacrime di Fenice sul diario, forse non sarebbe morta, non si sarebbe distrutta l'anima. È un veleno, cioè si comporta come. Non è una cosa la coppa di Tassolo se la distruggono con un solo colpo, la coppa di Tasso Rosso la distruggono con un solo colpo. Però scusa, la coppa di Tasso Rosso la distruggono col fuoco chi? No, è la tiara che distruggono. Quando Ron scende nella camera, colpo all'Horcrux distrutto. Cioè, ragazzi, non è come dire. Forse dipende dalla fragilità dell'Horcrux. Harry, in quanto vivente, è meno fragile, era solo stato leggermente toccato. No, attenzione, secondo me funziona così. Se voi guardate nell'ultimo film, si vedrà che Harry cerca di far esplodere Nagini, ma l'incantesimo le rimbalza, perché lei, essendo Horcrux, è, diciamo, indistruttibile. Però Harry, essendo un Horcrux involontario, non è dotato di quella stessa semivulnerabilità. Ve la metto giù così. Ok, non l'ammazzava. Harry avrebbe dovuto soffrire molto di più. Non che va in giro bello tranquillo. Dovevo urlare come un cazzo di disperato. Io l'avrei capita se veniva morso e era quasi semimorto. Cioè, incosciente. Allora, invece Te la metto giù in un altro modo. È un veleno che agisce come un veleno normale. Quando lui colpisce il diario, dice chiaramente che colpisce nel libro l'oggetto come se stesse colpendo al cuore di qualcuno, ok? Lui viene morso anche al braccio. Se l'avesse magari, se il dente gli fosse andato nel cuore, non c'erano lacrime che tenevano. È un veleno. Cioè, è un veleno. La coppa si distrugge con un colpo. Ma sì! Sì, ma allora sarebbe morto come una persona normale. Lui è un Horcrux, non è una persona normale. La Rowling ti dice... un modo per distruggere gli Horcrux, il veleno di basilisco, cazzo, questo viene morso e vabbè, però bisogna aspettare che il veleno assuma, quindi può morire come una persona normale. Però attenzione, ti dice anche che Nagini è un Horcrux particolare perché è l'unico, a parte Harry, che però non si sa essere un Horcrux, essere vivente, lui dice è pericolosissimo legare la tua anima a un essere vivente, perché non sai in quanto Horcrux come si comporterà. Se Harry ha rischiato di morire tante volte, non è mortale Harry. Se gli sparavi in testa, Harry moriva. Quindi, sì, sono d'accordo. Però è un Horcrux. Gli esseri viventi infatti doveva essere particolarmente suscettibile al veleno. Doveva star malissimo. Secondo me no, perché gli esseri viventi non si comportano come gli Horcrux normali. È un Horcrux Harry. C'è l'anima di Voldemort dentro. Sì, non pretendo che il morso gli esplode la testa. Ma gli altri Horcrux sono stati creati con un incantesimo. Harry no, gli ha volato dentro un pezzo di anima, è diverso, se non si comporta come un Horcrux normale Harry.
non è suscettibile al veleno di basilisco, ok? Sì, è suscettibile in quanto essere umano. Se, cioè, è un essere umano, no? Prima di andare al pezzo di anima, lui è un essere umano, lo dicono proprio chiaramente nel sesto libro. Legare la propria anima a un essere vivente è imprevedibile, perché tu non sai come si comporta l'essere vivente. L'oggetto funge da contenitore, l'essere vivente non si comporta come un normale Horcrux. Ecco perché Nagini è diverso dagli altri Horcrux. Anche Nagini non si comporta come un normale Horcrux, perché è viva. No, però Nagini è già più simile, perché essendo stato fatto con l'incantesimo è invulnerabile a quasi tutto. Harry, essendo un Horcrux diverso, ci sta che reagisca. No, infatti, Harry, essendo diverso, ci sta che reagisca. Harry è vulnerabile a qualunque cosa, compreso il veleno basilisco, ma in quanto essere vivente, non in quanto... Esatto. È vulnerabile, viene detto nei libri anche, perché mi ricordo che nel settimo libro Piton dice a Silente, nei ricordi, mi raccomando, devi dire a Harry tutte queste cose che ti sto dicendo adesso, solo quando Voldemort comincerà a tenere Nagini protetta in una bolla. Quindi, secondo me, nei libri Nagini non è invulnerabile. Beh, no, attenzione però, perché se Voldemort scopre che Harry ha distrutto degli Horcrux, vuol dire che può distruggere gli Horcrux. Allora, no, io ti dico sempre che nei libri non è invulnerabile Nagini, per il semplice fatto che Voldemort la chiude nella sfera magica, perché altrimenti... sono d'accordo. Ecco, con sì, però... infatti, Nagini viene uccisa con la spada di Grifondoro, ma semplicemente perché era la prima cosa che Neville aveva sotto mano, perché gli arriva in testa. Ma infatti Danny, con cosa muore Nagini con la spada di Grifondoro? Se tu prendi una motosega e seghi in due Nagini l'hai ammazzata, punto. Non è invulnerabile in teoria. No, secondo il me... legamento con la spada di Grifondoro sono d'accordo che non fosse strettamente necessario, quello è più che altro una scena epica, ma a me sulla roba di Harry non avete convinto, mi dispiace. Io ti dico, secondo me sì, io sono convinto che è un veleno. Se poi ritorniamo sempre. Subito. Poi io sono dell'idea che se per spiegare un inghippo devi fare un trattato, vuol dire che a livello narrativo funziona poco. Senza dubbio, però. Tu devi settare delle regole. Allegramente i coglioni, delle regole. Mi dici che gli Horcrux sono suscettibili al veleno. Cazzo, ripeto, non è che Harry dovesse morire, ma non doveva neanche aver tempo di parlare con Fanny. Posso dire una cosa? Steso a terra cosa? Come un tappeto, arrivava Fanny a curarlo, altrimenti era andato. Posso dire una cosa che forse sarà impopolare? Io amo Harry Potter alla follia, ma secondo me ha uno dei peggiori sistemi magici che si siano mai visti in fantasy. Sì, è terribile. È studiato con il buco nel culo, perché non è stato studiato, cambiava di volta in volta, certe cose diventavano importanti quando non sono nate in quel modo, e lei doveva metterci una pezza. È il peggior sistema magico che abbia mai visto in un fantasy. È brutto da dire, ma è così. Harry non è un Horcrux autentico, quindi quando va bene però bisogna trattarlo come Horcrux, e quindi va distrutto. Quando ci sono le robe, però non è autentico, allora decidetevi. Ma cioè, forse la sua essenza di Horcrux potrebbe essere legata al suo cuore, perché come viene colpito il cuore del giornaletto di Tom Riddle, allo stesso modo magari il veleno doveva arrivare al cuore per fare effetto, per distruggere anche l'Horcrux che era in realtà. In realtà, in base a quello che sta dicendo Matioski, c'è una cosa che può andare alla sua tesi. In teoria Voldemort lo ammazza con la Avada Kedavra, ma ammazza la sua anima, quindi in teoria la precedenza per la morte ce l'ha l'anima dell'Horcrux. Non ci avevo pensato. E poi soprattutto, quindi mi stai dicendo che se io faccio una Avada Kedavra a un oggetto lo distruggo? Bastava così poco? Però aspetta, non ci avevo pensato un cazzo, ve l'ho detto io ve l'ho detto. Però attenzione, una Avada Kedavra fatto con la bacchetta di Sambuco. Tutti torti adesso che ci penso. È una Avada Kedavra che Voldemort fa con la bacchetta di Sambuco, di cui Harry è legittimo proprietario, quindi può essere anche quello, che in qualche modo la bacchetta abbia aiutato il proprietore. Quindi sarebbe bastato che Silente lasciasse la bacchetta a lui di trovarla, lui è da Avada Kedavra agli Horcrux ed era a posto. No, solo per Harry vale, perché appunto vale solo per gli oggetti, per gli esseri viventi. Ma che non è un Horcrux perché non è un Horcrux volontario. Vale, quello che stiamo dicendo. Però allora, alla luce di questo a cui non avevo pensato, forse sono tutti importanti. È imputtanatissima. Bastava non farlo mordere dal basilisco, punto. Il basilisco non lo morde. Il dubbio non ce l'hai. No, ragazzi, per fargli avere l'idea dell'infilzare il diario e tutto. Che poi a me non me ne frega un cazzo. Cioè, non è che svalutiamo la saga per questo, no. Però anche per rispondere, era tutto previsto.
Sì, sì, l'Horcrux di Harry può essere distrutto solo, dicono in chat, da Voldemort. Lo dici dentro l'ultimo libro. Sì, si chiama incantesimo di comodità. È una cosa... Sono d'accordo. Però attenzione, Silente dice questa cosa perché vuole che Harry si faccia uccidere da Voldemort attivando così tutto quel complicato incantesimo di protezione. Perché sa che se Voldemort lo fa, Harry sopravvive. Ragazzi, voi davate il basilisco a Harry, quello doveva esplodere, il primo morso non gli faceva niente, comunque doveva debilitarlo molto, perché effettivamente il diario al primo colpo comincia a sanguinare tanto, ma magari qualcuno avrebbe potuto rattopparlo, va bene, ma sarebbe dovuto stare malissimo Harry, ma la testa che gli esplodeva non letteralmente, presente quando gli fa male la cicatrice, ecco, il triplo. Ma magari era stoico, lui non voleva far vedere che soffriva, forse il quello. Triplo. Perché veleno di basilisco distrugge gli Horcrux, poi quando si vuole... Harry funziona come un Horcrux normale, quando non si vuole, però ci sono le gabole. No, allora, su via. Harry, un contenitore, devi distruggere il contenitore. Infatti col veleno di basilisco cosa distruggono? Il diario, la coppa, distruggono i contenitori con il veleno di basilisco. Non l'anima che c'è. Distruggono il contenitore col veleno di basilisco. Faccio presente questo, eh? Con la coppa che si contorce tutta. Se poi vogliamo riscrivere la saga, prego, ma il veleno di basilisco è mortale per gli Horcrux. È mortale per gli Horcrux. Gli fanno così alla coppa, tutto che fuoriesce. La spada di Gryffindor, tra l'altro, sì, è vero. Perché era stata imbevuta dal veleno di basilisco. Ma perché uccidendo il basilisco, Harry ha proprio perforato i cosi dove c'è il veleno. Le sacche di veleno, quindi imbevuta del veleno. E allora? Se si tagliava con la spada... Vrup. Infatti mi sono sempre chiesto, ma quindi poi chiunque si tagli con la spada muore, esatto. Perché è una spada velenosa. In teoria sì. Quindi, sì, Harry apriva una lettera con la spada, si tagliava un dito e niente, era andato. Ma chi adesso apre una lettera con una spada gigante? È un Grifondoro, tutto può essere. Poi io non vorrei arrivare al settimo parte 2 per sottolineare una... Ultimo commento che leggo e cambiamo argomento. Per distruggere l'Horcrux devi distruggere il contenitore. Per distruggere l'Horcrux dentro Harry devi uccidere Harry. Perdonatemi, ma non mi risulta che tu, colpendo una coppa con un dente di serpente, la distruggi. Cioè devi star lì tre ore, appunto. Perché il veleno distruggerla, non è il dente in sé. A punzionarla tutta devi star lì. Perché forse una coppa dovrebbe essere sensibile a un veleno? Forse c'è una questione simbolica, magari, per cui se attacchi la coppa col veleno non la distruggi, però simbolicamente è come se tu lo facessi. Il diario... Non dite che non è per il veleno, perché la spada funziona in quanto è bevuto del veleno. Che cazzo sta dicendo? Allora, il diario a livello scenico ti fa vedere che lui lo accoltella, ma tecnicamente poteva prendere una bella boccettina con dentro il veleno di basilisco, riversarla sopra e il diario sarebbe andato a donne di facili costumi. A livello scenico è più bello vedere lui che l'accoltella, perché c'è anche l'anima di Tom Riddle che comincia ad essere bucherellata a seconda dei colpi. È funzionale, va bene, ma la coppa... non viene mica distrutta, eh? Cioè tu un oggetto di ferro puoi punzonarlo finché vuoi, ma lo deformi casomai. Ma come anche l'anello, ci ricordano, anche l'anello non è stato completamente distrutto. Il medaglione, tutte quelle cose lì. È il veleno, è il veleno. Certo che è il veleno, la spada non... La spada gli fa come il cazzo alle vecchie da sola, invece col veleno è... Esattamente. Non c'entra un cazzo la spada, è il veleno il fatto. Quindi è proprio il veleno che è velenoso. Perché, ma non perché, però questo non mi sbuomo, non è che il veleno distrugge gli Horcrux, il veleno distrugge tutto, compresi gli Horcrux. Uccide qualunque cosa. Però. Ma magari il veleno stava agendo e la Fenice, avendo fatto questa cosa qua, ha fatto in modo che sia contenitore sia Horcrux. Ripeto, c'è sempre il fatto che è stato morso al braccio. Ma se fosse stato morso qui, probabilmente non... Aveva un po' di tempo più in più. Ma altro, nel libro viene detto che... Ma gli Horcrux esplodono perché non sono... attenzione, non sono contenitori, sono protettori. Harry non è fatto per proteggere l'anima al suo interno, ma chi l'ha mai detto? Ma infatti non è mai stato ma detto. Ma gli Horcrux sono tutti cavilli. Gli Horcrux non dovrebbero esplodere. Nell'ultimo film si sciolgono e tutto per fare scena. Ma in teoria non esplodono, però è un modo per fare scena, cioè...
A me piace vedere la coppa che rotea su se stessa e poi si scioglie in acqua. Poi ok, non avrebbe senso, ma è divertente. In realtà nel libro, quando il fuoco chirinerico prende la tiara è come se urlasse. Dice che vibra e si spezza, cioè si anche si perché voi mi dite c'è bisogno di ammazzare il contenitore. Harry non muore, eh? Vi ricordo che in tutto questo Harry non muore. Cioè la parte di lì, però c'è tutta la questione che era la vada che dava l'incantesimo della madre, lì è un'altra cosa. Sì, però fatto sta che la vada che davra prende l'Horcrux, non prende lui. Dai, il diadema si spezza, sì che si distrugge fisicamente. Lo dice proprio, dice viene preso da fuoco chimerico, dice che Sibile si spezza, certo che viene distrutto. E che perde liquido come se sanguinasse. Loro stanno dicendo che nei libri neanche i contenitori vengono distrutti poi. Però è ancora peggio, sono danneggiati. Dicono che la coppa non viene distrutta. Sì, dice che è annerita ed accartocciata. Certo che viene distrutta, non viene distrutta nel senso che non esplode, ma subisce, cioè si vede che è stata danneggiata fortemente. Non è vero che non si rovina gli oggetti, sì. Ma che libro avete letto? Scusatemi. Chi scrive in chat non è vero. Il diadema non si spezza. Sì che si spezza. In cazzo state a dire? Ma... No, gli oggetti sono danneggiati. La pietra della resurrezione ha il solco della spada. Sì, sì. Semplicemente l'idea è questa: se tu rompi un Horcrux, quello poi si può autorigenerare alla Wolverine. Il veleno del basilisco è una delle poche cose che se trapassa l'Horcrux, poi l'Horcrux non riesce a rigenerarsi e quindi muore. L'anello sì, invece, ragazzi, perché la pietra viene spezzata a metà. Si è danneggiato anche l'anello. Però funziona ancora poi la pietra, anche se è stata danneggiata. Perché Silente non ha avuto la determinazione giusta per distruggerla, perché ha cercato di usarla. E quindi in realtà non Harry non muore lo so che Harry non muore, però ragazzi voi mi state dicendo no, per distruggere l'Horcrux deve prima morire il contenitore, allora se non muore Harry non muore l'Horcrux, decidetevi ma Harry essendo un Horcrux anomalo ci sta che la sua morte non comprenda la morte dello quello. Vabbè. Sarà. Ci divertiremo quando dovremo parlare dei viaggi nel tempo a proposito. Io anticipo già una cosa, una delle tante cose belle del sesto film, l'anello non è scheggiato, la pietra è intatta nei film, non dovrebbe avere la scheggia di quando la spada l'ha beccata. Poi Gilderoy e Locke assunto da Silente. Erano finiti, non sì, c'era lo dicono. Ma Lupin dove era? Non c'era nessuno disponibile. Lupin, Malocchio, non erano disponibili. Nel libro Malocchio dice chiaramente che non aveva possibilità di chiamare nessun altro. Per quello è stato chiamato lui. Quindi, infatti Malocchio i professori lo sanno che è uno psycho. No, allora... Gli fanno insegnare, piuttosto non mettere nessuno. Questo però, ha ragione Mattioschi, è un difetto dei film, perché nel film non viene mai detto che la cattedra è maledetta, viene detto solo nei libri. Sì, nel film doveva esserci un momento... Un attimo solo. Sì, ma nel film... Ma nel film doveva esserci un momento in cui Harry dice a qualcuno: ma scusatemi, perché hanno assunto questo? Guarda, ne muore uno all'anno da decenni, questo era l'unico coglione che ha accettato. Nel secondo io ho proprio cercato questa cosa, non hanno ancora detto che è maledetta. Cioè nel secondo dicono nel libro semplicemente però corrono voci. Però corrono voci. Sì, però più che altro il punto è che non ne trovava altro. C'è proprio un momento in cui dicono: al Silente non ne trovava, abbiamo dovuto mettere questo. Sì. Quindi allora è il supplente. Silente non poteva insegnare lui, ma se Silente già sospetta che la cattedra è maledetta, che scemo. Io l'ho letta la paraculata della Rowling, assunto a Locke perché anche da un cattivo insegnante c'è da imparare qualcosa. Sì, no, se assumi volontariamente un cattivo insegnante, sei un pessimo preside. Sì. Sei un preside terribile. Tu anche perché è pericolosa, è la sua materia. Anche perché poi non so come funziona Hogwarts, ma ci sono dei genitori che mandano gli alunni per studiare, i propri figli per studiare, e devi assicurare il massimo dell'insegnamento. No, gli ho messo un insegnante di merda perché così imparano a distinguere. No, gli devi proporre il meglio che c'è. No, ma poi cioè, non è che stanno... Ma poi non è che stiamo facendo cose del tipo leggiamo le carte o stiamo prevedendo il futuro, cioè anche solo i folletti poteva andare malissimo la situazione dei folletti, quindi non è che stai insegnando storia della magia, è difesa contro le arti oscure. Sì. Più che allora, nei libri è spiegata bene, si corre voce che la cattedra sia maledetta, la cosa verrà poi confermata nel sesto libro, quando Silente dice: da quando ho rifiutato di far insegnare Voldemort, quella cattedra nessuno è durato più di un anno, il che spiega retroattivamente perché avesse detto a Malocchio di restare un anno solo. Sapeva che poteva succedere qualcosa di male, quindi dicendo gli resta solo un anno, lo ha protetto. A Locke i casi sono due, semplicemente. Numero uno, era talmente disperato che non ci ha pensato, ha detto: cazzo, sono così disperato che lo assumiamo. Numero due, aveva intuito qualcosa e
sapendo quello che succedeva, chi insegnava gli ha detto: ma sai che c'è, sto stronzo, lo facciamo insegnare, tanto poi gli capita qualcosa e via. È comunque terribile, perché tu per un anno sottoponi i tuoi studenti a un insegnante osceno. È che se non c'era, nel libro viene detto che quando Allock viene dichiarato non più idoneo all'insegnamento, persino gli insegnanti sono contenti. Quindi poi ci dicono: Silente lo stesso che ha assunto la Kuman. Attenzione, la Kuman prevede davvero il futuro. Sembra svalvolata, ma lei in realtà è bravissima. Ma infatti viene proprio detto che Silente non voleva assumerla, ma appena lei ha fatto la profezia del prescelto, ha detto ok. Lei è veramente se la Kuman fosse stata libera di andare in giro, sarebbe stata presa d'assalto dagli ex Mangiamorte all'epoca, perché era la che Voldemort era caduto. Quindi l'ha dovuta tenere. Sì. Però lei una profezia giusta l'ha fatta, quindi La professoressa un po' eccentrica, ma che è brava a fare il suo lavoro. È capitata anche a me una professoressa del genere, che la ricordava anche esteticamente, tra l'altro. Era un po' svalvolata, ma insegnava bene, cioè era competente in materia. Allock è uno che non sa niente, perché non sa niente. Quindi, sì. Vabbè. Altre cose? Non ricordo, Giulia ha appena letto il romanzo, quindi forse lo saprà, ma... Lucius Malfoy che sta per lanciare la Avada Kedavra in pieno giorno a Hogwarts per uccidere Harry perché ha liberato l'elfo domestico. Sai che io quella scena non me la ricordo, in effetti. No, secondo me nei libri non c'è nel libro. Allora gli va addosso minacciosamente, Dobby lo butta via, però la Avada non lo dice mai. No, infatti. No, c'è una scena in cui gli sta per fare una Avada Kedavra, ragazzi. Nel film. No, nel libro io non me lo ricordo assolutamente. Cioè, mi ricordo che lui va contro Harry, ma non mi ricordo che lui stesse per Harry. Perché non avrebbe avuto senso. Si senti proprio che dice Avada. Sì. Ma questo lo sta ammazzando, è pazzo. Ci rendiamo conto? Ma no, voleva dire altro, dai, si era fatto contagiare da Giovanni. O stava per dirgli Avada a fanculo. Quello che ho detto io, secondo me è quello. Tra l'altro, se ci pensate, Oscar Isaacs poi ha fatto un cino nel film di Peter Pan del 2003, quindi era il perfetto mangiamorte. Come Voldemort, anche lui è uno che si fa inculare dai bambini, quindi proprio è lo stesso tipo di personaggio. Poi anche il modo con cui viene liberato Dobby... alla faccia del cavillo. Dobby è un danno in questo film. Dobby è un danno. Avrebbe ucciso Harry Potter 20 volte. Si conferma come uno dei pericoli più grandi per Harry. È un po' come Pipino nel Signore degli Anelli. Se vogliamo stare a guardare. No, peggio, perché Pipino non lo fa apposta. Dobby sì. No, ma il metodo per liberare gli elfi, il tuo padrone deve regalarti volontariamente un oggetto. Non mi pare che Lucius gli abbia regalato volontariamente l'oggetto. Però non mi pare che gliel'abbia impacchettato. Lui ha aperto un cazzo di diario e c'era dentro un calzino. Che gli è pure andata bene, perché ricordiamoci che nel libro Harry mette il diario nel calzino e poi lo dà a Lucius. Ma che cazzo si era fumata la Rowling? Ma poi non gli sta regalando il libro a Dobby in ogni caso. No, quindi, infatti. Gliela quindi non è che gli ha detto: to, tieni il libro, è quello che c'è contenuto. Tieni, ma nel senso portalo, cioè non è che ogni volta che gli dava un piatto gli regalava il piatto, cioè. Se un mago una cesta di bucato in casa e la dà all'elfo domestico libero. Ma poi mi sono sempre chiesto, ma se uno che non è il padrone dell'elfo gli dà un vestito, l'elfo lo può accettare anche solo per addobbarsi? Che se io vedo Dobby e dico guarda ti faccio un calzino, non sei il mio elfo. No, perché è proprio il segno, se non sbaglio, della schiavitù degli elfi domestici, il fatto che siano così. Però quindi proprio non... Perché loro non hanno vestiti veri e propri, si avvolgono in questi stracci, quindi il fatto di avere un vestito, cioè il simbolo della loro schiavitù è il fatto di non potersi vestire di fatto. Mm-hmm. Ah, comunque, quando Harry dice a Dobby hai cercato di uccidermi, non ucciderla signore, mai ucciderla, io non so voi, ma ho pensato subito Dobby non voleva uccidere, voleva solo mutilare o ferire gravemente. Sì, esatto. No, ma ragazzi, mi sa che non avete capito il problema, cioè mi sembra una regola un po' troppo aleatoria. Un conto se ci pensate bene è la stessa minchiata di poi della bacchetta, che per avere la bacchetta di Sambuco devi semplicemente strappare di mano la bacchetta al possessore. Un conto se l'elfo è libero quando un padrone decide volontariamente di donargli un vestito. Okay. Perché è simbolico. È simbolico questo. Volontariamente non fa niente, non gli passa neanche indirettamente l'oggetto, cioè l'oggetto è contenuto dentro un altro oggetto. Quindi a casa, se per caso questi elfi devono pulire, il mago non può passargli la roba, la deve mettere per terra e l'elfo la deve prendere poi. Cioè della serie, to la giacca e la butta in terra.
Esatto. Cioè, perché altrimenti è un casino. Dobby, vai a fare la lavanda. No, Dobby, no, ci mando l'altro. Tra l'altro, Dobby, una volta si era fatto male col ferro da stiro, mi sembra. Quindi vuol dire che lui... Lui stirava, ma non toccava i vestiti. Stirava da così. Ma no, ma perché se non ricordo, il libro è spiegato meglio. Perché lui, tipo, gli dava il libro come se, come a dire, non mi serve, to, tieni. No, peggio, perché nel libro Harry mette il diario nel suo stesso calzino, Lucius lo getta via schifato e Dobby lo afferra al volo dicendo «Cazzo, sono libero! Ho fatto metano!» Quella è un'altra cosa, però. Beh, in effetti... Bah, quindi... È un po' così. E che Dobby era un elfo libero dentro, quindi è bastato un semplice calzino e via. Bastava convincersi. Basta anche un vestito in genere, cioè basta un calzino generico, non un calzino di Lucius. Un calzino. Esatto. A quanto pare... Ok, vabbè, facciamocelo andare bene. Io però mi immagino una scena alla Dragon Ball in cui danno il reggiseno e c'è il tizio che fa tipo simile a Oscar. Oh sì, il reggiseno! Altra cosa mai chiarita. Il Ministero della Magia non riesce a distinguere tra un incantesimo fatto da un elfo domestico e un incantesimo fatto da un minorenne? No lo spiegano molto bene questo fatto anche nei film. Perché il film non mi pare. Non in questo film, in quelli dopo. Sì. In realtà lo spiegano anche nel libro, lo spiegano piuttosto bene fin da subito, perché dicono che la magia degli elfi non è una magia come quella dei maghi. Appunto. È una magia completamente differente. No, e poi c'è anche l'articolo è completamente differente perché pensano che sia stato Harry. Non hai capito, non sono rintracciabili. E quindi se è stata performata una magia, Victor, e non è un domestico, è stato Victor, Matioski si riferisce a una cosa. Nel film, giustamente, l'han tolta. Ma nel libro, quando Dobby fa cadere la torta sugli ospiti dei Dursley, arriva una lettera del ministero che dice «Se fai un'altra magia, ti sbattiamo fuori da Hogwarts». Perché la traccia ti fa rivelare chi fa la magia, ma non chi la compie. Esatto. Posso dire che è una fesseria clamorosa? No, ma non solo. C'è anche nel libro infatti dice nel che c'è... Se non so chi lo dice, forse Ron dice c'è un articolo per cui in caso di necessità però c'è una deroga. No, non è vero. A parte il fatto che quando mettono in moto la macchina lo fanno con la bacchetta, quindi già lì ci sarebbe un po' da indagare, perché è vero che l'incantesimo è del padre, però per metterla in moto devi fare l'incantesimo anche sì, tu. Sì, però posso dire una cosa? Però poi la Rowling si fotte con le sue mani nel quarto, quando fanno vedere che si può risalire, cioè tu prendi una bacchetta, l'analizzi, e la bacchetta, cioè il priore incantazio ti rivela gli ultimi incantesimi della bacchetta. Sì. Invece di mandare lettera a cazzo di cane, lo convochi. Lì c'è stato un incantesimo a casa d'Asley, o deve essere Harry Potter. Quindi gli mandiamo un richiamo. L'unico. Cioè, no, secondo me funzionerebbe se non ci fosse se non ti tirasse fuori qualche libro dopo la priore incantazio. Ma anche se non ci fosse, questi a chilometri di distanza riescono a percepire una magia scagliata nel punto esatto, ma non chi l'ha scagliata? Mi sembra più che stile. Altro, sai cosa, cioè, più che altro che se passa un mago fuori dalle case dei maghi minorenni e comincia a lanciare sì. In aria le magie, tutti arrestati. Sti maghi minorenni. Ma fai l'indagine, ma ripeto, hai il modo, hai la cronologia della bacchetta. Allora, posto che in teoria Harry questa cosa non può farla perché c'è solo una bacchetta che può, e la bacchetta di Voldemort non so dove l'abbiano, però io aggiungerei una cosa. Non basta semplicemente che Harry dica guardate, prendete il mio ricordo, andate nel pensatorio, vedrete che è stato un cazzo di elfo. No, questa cosa nel film non c'è, però è una cosa assurda. Ma anche i genitori, i minorenni non possono fare le magie, i loro genitori sì, e quindi se c'è un genitore che fa una magia gli mandano tutte le volte le lettere. Infatti nel settimo libro dicono che ci si aspetta che i genitori controllino, perché comunque il ministero non può sapere. Però chi fermi, anche il discorso del domicilio, in realtà qua andiamo nel tecnico legale, c'è la questione anche del domicilio, perché negli Weasley se qualcuno fa un incantesimo e non è minorenne rischiamo anche Ron e Ginny, però in realtà sì. No, perché lì non ci sono babbani, cioè questa regola sarebbe perché i babbani non vedano, e quindi lì dove sono di babbani non ce ne sono, invece okay. Harry è in pieno centro abitato, quindi dicono forse se fai un incantesimo qualcuno lo fa, lì non deve capitare. Però ripeto, ti prendi la cazzo di bacchetta e vedi quali sono gli ultimi incantesimi e vedi vero. Che li ha fatti. E in più aggiungo anche, scusate, l'hanno lasciato, cioè finito Hogwarts hanno detto to, ora fuori dalle balle, vai a casa, quello che ti succede, questo stava rischiando di morire di fame perché l'hanno chiuso a casa, gli davano poco da mangiare con le grate alle pareti, e allora se c'era andato Hagrid a prenderlo nel primo perché non lo volevano mandare
andare a Hogwarts, ma non gli è venuto in mente che rimandarlo a casa non era esattamente la cosa più furba da fare? No, beh, questa cosa qui ha senso, perché è vero che è una trattata di merda, ma Voldemort non lo può colpire lì. Se invece ho capito, ma nessuno, Hagrid compreso, ha ricevuto una lettera di risposta. Io mi preoccuperei se questo qua non manda lettere per tutta l'estate, essendo che lui rischia di essere preso dal signor oscuro. Così è. Per tutto. No, ma ragazzi, scusami, gli stessi Dursley non pensano che Hagrid potrebbe arrivare lì e sfondare la porta come ha già fatto l'altra volta? I Dursley stessi, cioè questo può arrivare lì e batterli a un cazzo. Intanto volevo rispondere un attimo alla chat. Prima Victor si è confuso col nome dell'incantesimo. Il priore incantazio fa vedere le persone uccise, ma c'è un incantesimo nei romanzi che svela la cronologia degli incantesimi. Però sono confuso col nome, avete ragione. Il primo incantazio riavvolge tutto e quindi, cioè, ti costringe a mostrare gli incantesimi che hai fatto. Quindi se hai ucciso qualcuno, appare il fantasma. Non è che ti mostri le persone uccise, che Voldemort quando faceva incantesimi era per ammazzare, quindi da lui è... Ragazzi, non è la stessa cosa. Cioè, allora, il priore incantazio è quando ci sono due bacchette gemelle che entrano in contatto e tu vedi le persone uccise. Ma quando, questo è solo nei romanzi, c'è tutto il casino alla Coppa Tre Maghi, c'è un incantesimo che permette di capire... È stato lanciato è sempre il priore incantazio, comunque, è sempre quello. Secondo me no. È sempre quello. Due bacchette con i nuclei gemelli si scontrano e una delle due è il sopravvento. La bacchetta sconfitta comincia a fare avanti, comincia a fare gli incantesimi all'indietro. È un priore incantazio spontaneo. Sì, ma esiste. Infatti, anche lì, esatto, quello tra Harry e Voldemort è spontaneo, cioè si innesca perché stanno combattendo. Si innesca e sono persone uccise perché le ultime cose che ha fatto Voldemort è stata con la bacchetta e stava ammazzando le persone. Una precisazione: qualcuno dice che all'interno della casa dei Dudley Harry è protetto perché c'è il sangue di Lily. Sì, però all'interno del libro viene detto che persino i Weasley si sono sentiti un po' preoccupati per lui, non solo i ragazzi, tanto che i genitori ci sarebbero andati a prenderlo perché lui non rispondeva a nessuna lettera. Cioè, voi immaginatevi, questo sarà anche protetto quello che volete, però è sparito completamente in un'estate dopo quello che è successo con Voldemort. Ma infatti, cioè, lo vanno a recuperare, infatti. Cioè, non è che sì, un mese lì. Prima della scuola, però. Un mese prima. Cioè, due mesi l'ha lasciato lì. No, però ricordiamo che Harry è protetto dall'incantesimo lì della madre, eccetera, però nel sesto libro, dopo due settimane, Silente lo manda dai Weasley comunque. E allora che cazzo serve che lui stia... Cioè, teoricamente, da come la mettono giù dopo, basta che Harry vada almeno un giorno dai Dursley, sì. Quella è ancora a casa sua, la protezione resta, poi sarà Weasley a fare la bella vita, che tanto c'è, cioè, lì Molly che se lo terrebbe tranquillo, quindi per mantenere la residenza praticamente. Sì, per non perdere il possedimento della casa, il possedimento immobiliare. Esatto, va bene. Io farei una cosa simpatica: collochiamo il film nella classifica e poi leggiamo un po' di domande a ruota libera che ci ispirano. Perché io sono curioso della classifica, anche se un'ideuzza me la sono fatta. Dunque, ovviamente al primo posto attualmente c'è la pietra, e okay, grazie tante. Camera dei segreti, Julia Bifrost, meglio o peggio della pietra filosofale? Il film, attenzione, il film. Io forse ti dico, apprezzo a livello emotivo, apprezzo più il primo, però forse tutto sommato metterei prima il secondo in classifica. Ok, quindi Camera dei segreti in prima posizione per Giulia. Ufficio magico, schierati. Anche per l'ufficio magico. E vi dico, anche per me, quindi a prescindere da cosa voteranno gli altri due, è al primo posto. Io ti dico che senza dubbio a me è piaciuto di più questo. Ok, Travatar forse era l'unico. Sono l'unico allora che l'avrebbe messo dietro, sì. Ok, però è al primo posto. Sì, è chiaro, siamo lì, non è che sia la peggior differenza. Non è questo del mondo, per il fatto che era un po' più cupo, più tra virgolette violento rispetto al primo. Ripeto, è come per i libri, cresceva la tensione, ma la maturazione del libro cresceva con la crescita umana dei lettori, quindi. Secondo me fino a un certo punto è sempre meglio. Poi dopo c'è un calo, ma il secondo per me è meglio del primo. Allora, faccio io una domanda. Che la TAN era protetta dal ministero, era protetta come quartiere generale, allora mandalo direttamente alla TAN a sto povero Cristo di Harry, scusate. Alla, esatto. No, perché la TAN non ha l'incantesimo della madre.
Sì, ma quello che io ho detto prima è se Harry deve stare lì per essere protetto, perché poi nei libri successivi starà a metà estate da loro comunque. Perché tanto ormai. ormai questo rischio alla morte sia un giorno sia altro pure uno in più né meno, va bene, cioè, non ho capito. Va bene, torno subito per sento ancora un attimo. Ok, qualcuno mi spiega quale fosse esattamente il piano del ricordo di Tom Riddle? Se fosse tornato in vita ci sarebbero stati due Voldemort? Sì. Perché ricordiamoci che Voldemort non ha la minima idea che Harry sia un Horcrux. Non l'ha creato volontariamente. Lui ne ha creati 7 e non pensava di averne creati 8. E muore senza capire questa cosa, tra l'altro. Infatti il diario è l'unico Horcrux che si comporta così, peraltro. Ma se l'anima... il ricordo di Voldemort fosse tornato in vita, avremmo avuto il Voldemort mezzo morto con tutti i ricordi della sua fase adulta e invece il Voldemort giovane Tom Riddle con i ricordi del suo passato. C'è una cosa, c'è una cosa che non capisco, ok? Voldemort, cioè gli Horcrux esattamente a cosa cazzo servono a livello pratico? Se tu ci fai caso, no? Quando lui torna, lui non torna per via di un Horcrux, torna perché si azzecca a Raptor. Ma se cioè, gli Horcrux servono per non farlo morire, ok? Non per portarti sono cazzi tuoi. Ma appunto, ma a livello pratico, cioè, non servono per reincarnarti, perché, cioè, capito? Che infatti è una magia molto limitante. Tu rimani in vita, poi sei un parassita orribile nella foresta, però sei in vita. Sì, perché la tua anima è ancora sulla terra in pezzi, siamo d'accordo, però non ha, cioè, serve, sono un ancoraggio, però non servono un cazzo. Non è neanche un backup, perché Voldemort non torna così come era quando era morto, torna così, cioè scusatemi, ho letto male, non torna così come era quando ha fatto il backup dell'Horcrux, ma torna come era quando è morto. Quindi esatto. È difficile capire di preciso, ma questo è il problema, a volte noi prendiamo un po' troppo sul serio, forse, come fantasy. Quello che forse non era pensato per essere. No, perché comunque secondo me il sistema magico è una cosa importante in un fantasy. Se è una saga, cioè se tu guardi Signore degli Anelli, Game of Thrones e quant'altro, ci sono delle incongruenze in tutto, perché quando crei un mondo non può essere perfetto, è impossibile. Ma ti parlo anche della la Bradley, la Rice con i vampiri, eccetera. Tutti hanno il loro sistema magico che non può essere perfetto. Però cazzo, uno che faccia acqua da tutte le parti come quello della Rowling, io non l'avevo mai visto. Vabbè, io me ne sbatto i coglioni, perché io amo Harry Potter. Cioè, per me i libri sono... Però va detto, cioè diamo a Cesare qualche di Cesare, è un sistema magico creato con il buco del culo. È proprio fatto male. D'altra parte il sistema magico è sempre il più grande problema di chi scrive fantasy, perché rimanere coerenti, soprattutto dovresti scrivertelo all'inizio e se fai delle modifiche valutare ogni volta se può essere coerente con la logica, quindi diciamo che il sistema magico è sempre un casino. Ma perché sai cosa? Tolkien non era neanche un sistema magico, Tolkien era mitologia. Cioè esatto. Tolkien ha creato una mitologia... E però quanto cazzo ci ha messo a creare una mitologia? La componente magica nel Signore degli Anelli è molto limitata, attenzione, Gandalf fa 4 incantesimi in croce. Sì, sì, perché, ripeto, è una mitologia, non è un sistema magico semplice. Già, quello di Martin è uno che anche lui si incarta tantissimo, è uno che ha bisogno di quelli del fan club che gli ricordino certe cose, perché non se le ricorda lui stesso. Sì, però ha molte meno incongruenze a livello di libri rispetto al sistema magico della Rowling. Che d'altra parte, se Tolkien avesse avuto dei problemi a livello di sistema magico, ci poteva anche stare, perché vista l'ascendente delle favole all'interno degli scritti di Tolkien, uno diceva non ho necessità di canonizzare una cosa lunga che andasse per sistema. Il sistema magico delle fiabe, ad esempio, è molto più semplice e intuitivo, non è una cosa strutturata, esatto. È strutturata in maniera semplice, ci sta. Secondo me vi state appendendo su piccolezze, ma io faccio sempre il solito discorso. Mettete assieme tutte le piccolezze e viene fuori una roba grande così. Se volete vi faccio riepilogo. Nessuno ha scoperto la camera dei segreti, ma Hermione sì. Nessuno ha interrogato Mirtilla malcontenta. Nessuno sentiva il serpente, eccetera, eccetera. Non riescono a capire la magia a chi la lancia. Gli Horcrux, c'è il sangue, c'è la faccia delle piccolezze, ragazzi. No, poi c'è senza contare che l'analisi di qualcosa che vabbè, ci ragazzi, piace. Cosa vi aspettate? Questi manco fanno le elementari, figurati se riescono a controllare la magia. Il discorso che l'analisi di un qualcosa che ci piace, anche nei lati negativi, e quindi farsi le domande giuste, è molto importante per comprendere appieno il progetto che aveva lo scrittore o il regista piuttosto. Quindi, cioè, nel senso, non è un appendersi a piccolezze per fare una critica negativa, è voler comprendere appieno.
E anche dimostrare che una saga palesemente scritta in corsa, la Rowling in certi casi con le retcon è stata bravissima. Sì, assolutamente. In casi, beh, ascolta, secondo me il fatto che il diario sia diventato un Horcrux è geniale. È geniale, madonna. Ad esempio. Soprattutto, se ci pensate bene, rende questo capitolo molto più importante nell'economia della saga. È uno dei più importanti. Perché prima, cioè, perché se ci pensate bene, sembrava semplicemente che la saga sarebbe stata una sorta di procedural, con ogni volta Voldemort che prova a tornare, Harry che lo ferma, parte nell'ultimo in cui torna davvero. Esatto. E invece poi scopri, cazzo, no, quello in realtà era un Horcrux, e da lì Harry ha iniziato a fare le indagini, Silente ha iniziato a fare le indagini, quindi... Può riconoscere che anche una cosa che ci piace moltissimo abbia dei difetti. Io questo fanatismo cieco non lo comprendo mai. No, perché tu devi essere anche logico quando analizzi qualcosa. Io vi ho appena fatto l'elenco dei difetti, questo film lo amo e continuerò a guardarlo ogni anno come un bambino. Però ha obiettivamente dei difetti enormi. Però ci sono dei problemi. Ma ad esempio, qualcuno ha citato Fullmetal Alchemist in chat. È complessissimo il sistema magico di Fullmetal Alchemist. Però quando tu leggi Fullmetal Alchemist o vedi l'anime del Brotherhood, non finisci dicendo ma come ha fatto quello? No, è tutto, è tutto calcolato al millimetro. È un sistema magico che non ha una falla che sia una. Poi sarò fiscale io magari, perché ho letto dei manuali, ho studiato in università, però quando per spiegare una cosa di una trama ti devi perdere in un poema epico, c'è qualcosa che non va. Cioè la risposta deve essere immediata. Perché quella cosa è successa? Track. Perché quella cosa lì invece è track. È un mondo fatto da... E però forse se vai più avanti, perché no, lui ci sono le regole, ma lui è particolare e c'è il cavillo specifico che di solito è sempre così, però lui no, perché poi forse comincia a diventare incartato. Beh, ma fanno notare in chat la cosa del foglietto, cioè gli adulti sono degli imbecilli, cioè risolvono tutti i bambini. Cristo, sì. Cioè questa c'ha la mano serrata a pugno, ma come cazzo investighi? L'hanno perquisito bene il corpo, eh. Cioè, io non ho ancora capito se Silentes fosse una merda umana che capiva tutto ma voleva vedere cosa faceva Harry. Sembra mia madre quando mi faceva fare gli errori e poi diceva, lo sapevo, ma volevo vedere fin dove arrivavi. Che era una frase che proprio da, madonna che ne lavoro! Sembra quella, ma roba lì, voglio vedere dove arriva. Qua muore mezzo castello, quindi... E cazzo! No, fermi, voglio vedere cosa fa. Ma ho capito, ma... Mi immagino Silente che vede il rubinetto col serpente e fa... Ah, ecco dove era, cazzo, devo far pulire sti occhiali, mannaggia, non li avevo visti. Cioè, Silente, alla fine, Silente dà l'idea che può risolvere, sa tutto subito, ma lascia fare Harry. Ho capito, ma c'è gente che viene pietrificata, hanno ammazzato un fantasma a momenti, cioè come è grave, la situazione è grave. Cioè, è grave la situazione se anche i fantasmi vengono colpiti da sta cosa. Cioè, Secondo me Silente girava per il castello per far sì che non ci fosse niente di mortale, perché voleva... Intanto, comunque... se magari nella vostra vita frequenterete l'Università Cattolica di Milano, a parte che a livello di struttura, a tratti può ricordare Hogwarts, c'è una scalinata dove c'è una statua che è palesemente Voldemort. È vero. Ma sappiate che diversi decenni fa fu uccisa una ragazza nei bagni, lo giuro, un caso di cronaca... Se fate le ricerche, Lucarelli ci aveva fatto una puntata di Blu Notte, una ragazza fu uccisa nei bagni e non si sa chi è stato, ve lo assicuro. Ma veramente? Giuro. Oddio. Sì. E non essendo Cermione non si sa tuttora. Esatto. Non si sa tuttora chi sia stato. E io tra l'altro ero entrato in quel bagno lì quando me l'hanno detto che non ci vado più, scusate. E poi vorrei ricordare che a livello filmico è anche peggio, perché in Animali Fantastici 2 Newt tirerà fuori quella sorta di magia per vedere cosa è successo lì e pensi, cazzo, ma usarla nel bagno per vedere che il basilisco l'ha uccisa? No, ma la domanda è effettivamente, ci dicono, come hanno fatto a curare il fantasma se non può bere la medicina estratta dalla mandragora? Quello che dicevo ufficio magico prima, effettivamente... Ma per essere curati bisogna berla quella cosa lì o basta spargerla sopra? Perché se però, basta spargerla fermi, sopra... all'interno del libro dicono, quando c'è il banchetto del complemorte, è tutto marcio, e Hermione dice, perché probabilmente così vagamente riescono a sentirne il sapore, quindi forse ci sarà, cioè, ce lo fanno passare in mezzo tipo due o tre volte. È una cosa magica, la versi e si spanda, rimane sospesa. Poi ci chiedono la magia investigativa effettivamente di Newt che non è mai stata usata prima, la magia alla CSI. I maghi adulti che lavoro fanno? Ci chiedono, a parte lavorare per il ministero, fare gli insegnanti, lavorare per il ministero. Esatto. No, c'è un video, allora se non sbaglio su Portemore avevano fatto l'articolo, allora impiegato del ministero, insegnante,
fabbricante di bacchette che non serve un cazzo perché ci vuole vandere via, spezza incantesimi, baristi, sono un sacco di osti e baristi a quanto pare. Baristi, esatto, proprietari di negozi, ecco, scrittori magari. Storici della magia. Guarda Madama McClane che vende le stoffe per fare i vestiti, è una sarta. Sì, sì. Erboriste, erboristeria. Non è Auror. Così numerosa, attenzione. Ma, appunto, infatti io stavo pensando, siccome ho fatto delle ricerche su Gilderoy e Locke, stavo pensando, ma quanti sono i maghi nel Regno Unito che lo conoscono e che hanno comprato il libro, che adesso lui è così ricco? Mi è venuto fuori che i maghi sono tra 2.000 e 30.000. So che è un margine molto grande, devo rifletterci meglio, ma comunque sono pochi. Quindi... Posso dire che, allora, probabilmente non l'ha pensata così la Rory, però mi piace pensare che in realtà il numero dei maghi sia sempre lo stesso, nel senso che i nati babbani si attivano perché tipo deve esserci sempre un certo numero di persone che sa usare la magia, quindi quando un mago muore la magia si attiva in qualcun altro, se non ci sono abbastanza puro sangue si attiva nei nati babbani, mi è sempre piaciuto pensare così. Anche tipo giornalisti, c'è la Skeeter, la Gazzetta del Profeta in generale, sì. Cioè i mestieri anche ci allevatori. No, visto l'attenzione, di il vero mestiere della Skeeter conta palle. però è una, cioè nel senso, ci sono comunque, se ci pensi alla fine. Poi ci sono i ricercatori. Allevatori, ricercatori. Da Quidditch, anche Quidditch. Quidditch, sì, no, i mestieri se vogliamo stare a guardare ci sono, figurati, poi se sono 30.000. Poi ci dicono, Dobby agisce indisturbato per la questione della magia rintracciabile e va bene, ma nessuno si fa domande sul palese bolide killer. Ah, anche ma la volta prima. Ma io mi sono chiesto, ma scusatemi, nel primo film Harry sta per schiattare per via della scopa, qui c'è il bolide, ma fermare sta cazzo di partita e dire fermi, c'è un attentato in corso. No, la boom non serve a niente, Travatar, non serve non a neanche. Niente. Qui non c'è neanche chi arbitra. E dovrebbe essere lei, nei libri è sempre lei. Non serve una cippalippa. No, ma più che altro, è la seconda volta in breve tempo che un bolide rischia di far fuori una persona male e avercela tra l'altro con quella persona. Io mi faccio due domande, no, sui bolidi. Se non sbaglio la Rowling ha detto che sono finanziati dallo Stato. I finanziamenti agevolati. Pagano l'IVA al 4 anziché al 22%. Uno sport meno violento tipo l'MMA in effetti sì. È comunque meno violento del Quidditch. E ricordiamoci che nel prossimo film ci sarà un attacco di mostri scheletrici e anche lì la partita andrà avanti. Sì, assolutamente. I maghi poveri non potrebbero utilizzare la magia per arricchirsi nel mondo babbano? Ma teoricamente quei babbani non dovrebbero fare incantesimi. Allora attenzione, ci sono due cose da considerare. Numero uno, la moneta babbana non ha valore nel mondo magico e viceversa. Però numero due, anche se nei libri non lo dicono, esistono le cinque eccezioni a ciò che la magia può creare o meno, e una di queste è proprio il denaro, perché sennò l'inflazione manderebbe a puttane il mondo magico in 3 secondi. Ma ci sono dei convertitori, mi pare, cioè, se ricordo bene, quando ci sono i Granger a Diagonale, sì, esatto, cambiavano. Sì. Se uno va a rubare in un centro commerciale, accio soldi, poi va lì e li converte. Io sarebbe la prima cosa che farei se avessi. Però poi devi vivere tra i babbani perché con i soldi babbani non ci fanno. Ma in realtà, ragazzi, basta usare uno snaso e rubare in una banca, perché gli snasi sono così carini, soprattutto quando derubano le persone. Che belle creature. Anch'io, infatti, ne ho diversi qua, però il fatto è che lo snaso poi lo devi riprendere. Eh sì, quindi... e prendergli anche i soldi, che non è facile. Poi Anna Stella ci dice, sono sempre rimasta colpita dal look generale dei maghi, sembrano tutti abbigliati con vestiti d'epoca, non portano quasi mai abiti moderni, tranne i ragazzini. Aspetta dal prossimo film in poi. Esattamente, quello è un aspetto della saga che mi ha sempre fatto girare i coglioni. Non lo sopporto, cioè questi da un certo punto in poi vanno sempre vestiti come babbani. Come se non vedessero l'ora di togliersi le vesti da mago, non ha senso questa cosa. Arriveremo al silente banchiere in Animali Fantastici, arriveremo. Vero. Che peraltro, ricordiamolo, di lì a una decina d'anni sarebbe diventato il silente anziano bellissimo. Sì, vestito esatto. Con le vestaglie, è impazzito nel corso degli ultimi anni. Cambiato look. Truccheranno Jude Law, sempre se rimane Jude Law, sì. Perché... Dai ragazzi. Beh dai ragazzi, fortunatamente queste cose non succedono in nessun'altra saga, soprattutto in quella degli X-Men, lì invecchiano normalmente. Lì, fai conto che X-Men Dark Phoenix, dove ci sono ancora Fassbender e McAvoy, è ambientato 10 anni prima
rispetto a Primo X-Men. Questa cosa mi fa morire dal ridere. E ma vorrei silente dipendente che è diventato... dell'Inps, dicono. Può essere. Vi ricordo la meravigliosa Francia di Animali Fantastici 2, ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo. Vi dico solo una cosa. Banca Dumbledore costruita intorno a te. Esatto. Intanto ci dicono, ma era per mimetizzarsi ad Hogwarts? No, quando vanno da Hagrid, ma io, una cosa che potrei capire Londra. Se fatta solo da Hermione e Harry, perché uno è cresciuto tra i babbani, ha scoperto essere mago pochi anni prima, mentre invece Hermione è proprio nata babbana e poi si è scoperto che era una strega, e va bene, d'accordo. Ma Ron perché cazzo si veste da babbano? Tutti gli altri, perché Luna, perché cazzo Luna, che c'è il padre che è uno squinternato complottista di sto cazzo magico con gli occhialetti magici e tutto, perché si deve vestire da babbana? Non è di cultura, è come se io dall'improvviso andassi in giro vestito con abiti tipici del Ghana. Ma senza un motivo specifico, un giorno così, cioè, capito? Lo posso fare, quindi nudo come mi pare, ma non ha senso. Ma capito? Cioè, capito? La gente mi guarderebbe e direbbe: ma perché è vestito? Non è che sarebbe una cosa che non puoi fare, ma non è di cultura, capito? Lo posso anche fare, però giustamente la gente direbbe: ma perché si veste con gli abiti? Non avrebbe, capito? Senza una motivazione specifica, però io la mattina mi sveglio e dico: oh, dai, che si va a lavoro, tiro fuori l'abito tipico del costume del Ghana e vado fuori così. Ma non è che io sono appassionato del Ghana o cose, no, io ho questo vestito d'armadio, me lo metto e vado in giro. Ma che senso ha? Cioè, no, è una questione culturale, non ti viene da farlo. Gli insegnanti soprattutto, ma guardate che già Lupino nel terzo ci arriveremo. Perché vestito in chat, per favore, appena potrete uscire finita la quarantena, tutti con vestiti del Ghana, grazie, facciamo un raduno di facce di nerd, tutti vestiti a tema Ghana. La mia era una battuta. No, non ho detto nudi, ho detto come vestito tipico. L'ho detto io come battuta. Ah, tu, no, ma no. Scusa. Il padre di Luna è uno di quei babbani che crede nel 5G come creatore del Covid. Sì, esatto, io questa appropriazione culturale dei maghi nei confronti dei babbani la rivendico. Esatto. Non mi sta bene. Esatto. Comunque, Eddie Murphy in una poltrona per due non era vestito da studente del Ghana, ma del Camerun. Ricordiamocelo, sono cose importanti. Di quello, ci volendo, era uno studente di Hogwarts, perché comunque era un abbigliamento. Sì. Poi ci chiedono le assicurazioni sulla vita dei maghi, non credo le abbiano. Anche perché sennò vanno in fallimento, cioè. Il terzo è il più bello lo stesso, ci arriveremo settimana prossima. Sì. Settimana prossima prevedo battaglia settimana prossima, agguerrita battaglia. Sto vedendo altre domande, altrimenti andiamo in chiusura. Dei maghi poveri abbiamo parlato. Perché esiste un incantesimo per vomitare lumache? Beh, torna sempre utile. Gli abiti strani, come dico in chat, sono proprio delle caratteristiche dei maghi. Non è che sono delle caratteristiche, è come che ne so, se tu, cioè in ogni paese ci sono degli usi e costumi a livello proprio di vestiario che magari qua non abbiamo, ok? Cioè, se vai in India hanno un modo di vestire che non c'entra niente con quello occidentale. Da loro è normalissimo. Allo stesso modo i maghi vanno in giro con le vesti perché per loro è normale. Quindi che dei tizi a un certo punto che sono sempre cresciuti, cioè Ron è cresciuto, è vero che il padre è appassionato di babbonologia, ma lui è cresciuto tra i maghi e ha gli usi e i costumi dei maghi. Per lui mettersi vestiti babbani dovrebbe essere una roba strana. È l'esempio che dicevo io, è come se lui mettesse degli abiti tipici di un altro paese, ma così, non perché sono appassionato, ma perché non ha senso. Non ha veramente altro, senso sto fatto. Più che altro mi ricordo che tutte le volte che Harry deve portare qualcuno dell'Ordine della Fenice tra i babbani, tutti li guardano strano perché non sono vestiti a modo, a parte Kingsley, che è l'unico che riesce effettivamente ad apparire credibile, a parte perché, giusto un anellino che è un po' eccentrico. Kingsley è una sorta di infiltrato al Ministero della Magia. E invece nei film Kingsley è l'unico vestito da mago. Cosa? È vero, nei film. No, però nei libri Kingsley si veste da mago, però è l'unico che effettivamente, essendo una sorta di infiltrato, tra virgolette, si veste in una maniera babbana, ma perché deve farlo per lavoro? È l'unico mago che piace a zio Vernon, tra l'altro. Perché è vestito. E invece nei film è l'unico dell'Ordine della Fenice che dici: quello è un mago. È l'unico. È vero. È un paradossale. Io vorrei uno spin-off su di lui perché è un personaggio estremamente affascinante.
Sì, perché diceva questa voce calda, sua dente. Kingsley. Perché non hanno usato il diario di Tom Riddle che è impregnato di sangue di basilisco per distruggere gli altri Orcus? Cioè, prendevi le pagine e le spalmavi. Esatto. Poi era nella camera dei segreti. Ma stai tranquillo, non è niente. Il problema è sempre quello, era nella camera dei segreti, arrivati lì, meglio usare il dente che il diario. No, in realtà il diario ce l'aveva Harry, ce l'aveva Silente, è vero, però ormai è tutto rinsecchito, non credo che sia. Sì, sì, ormai era inutilizzabile. Infatti sono andati nella camera, tra altre cose, altra cosa che non abbiamo detto, io capisco che voleva lasciarsi alle spalle quella cosa, ma una squadra deputata a sgombrare il corpo di sto cazzo di basilisco l'ha lasciato lì. Ma sì, cosa c'è? Questa è la stanza con un basilisco in decomposizione. Più che altro mi sono sempre chiesto, ma perché l'ha chiamata la camera dei segreti? Non è, cioè, un segreto, c'è un basilisco. Cioè, sembra, non nessuno. Sembra il bar. Secondo me Voldemort vuole aprire un bar chiamato Bar Enigma e tutti si chiederanno qual è l'enigma, ed è proprio questo l'enigma, la camera dei segreti uguale. Va bene, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, io ringrazio i miei ospiti, cominciando in ordine di schermata da Giulia Bifrost. Grazie a voi per avermi fatto partecipare a questa retrospettiva che io sto adorando sempre di più, quindi non vedo l'ora che arrivi settimana prossima, perché c'è un film che devo attaccare fortemente, e quindi niente, la prossima volta più serpe verde che mai. Un saluto all'ufficio magico! Grazie, grazie per l'ospitata, e anch'io non vedo l'ora perché credo che dovrò difenderlo ben più di quanto terrei a fare, ma se serve si fa. Esatto, un saluto a Victor Laszlo 88. Ciao a tutti ragazzi, è stata sono sempre divertenti queste puntate su Harry Potter. Bello parlare di Harry Potter, sempre bello. E congediamo anche Travatar 91. Ciao a tutti, è stato un piacere essere qui. Sì, ci sarà da battagliare, tranquillo ufficio magico, hai un alleato da qualche parte, anzi due, dai, il basilisco vuole fare pace, su Aria, pacificatevi e aprite la petizione per un nuovo cut della Camera dei Segreti in cui si vede il gatto con il pullover di Ginny che gioca con una paperella di gomma. Io ho bisogno proprio di quella versione. Perfetto, ci vediamo settimana prossima, mercoledì alle 14, con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ne vedrete delle belle, ve lo posso assicurare, credo. Ci sarà una simpatica divisione. E potrete interna. Scommettere su chi diventerà davvero prigioniero dopo quella live, perché secondo me qualcuno in prigione ci finisce. Esatto, grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao!